Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo a Bruno Contrada che si è svolto a Palermo il 1 luglio del 1994. In aula ascolterete la testimonianza di Giuseppe Ayala. Buon ascolto. Si accomodi, non le chiedo se posso. Sì, possono riprendere. E allora dia le generalità. Giuseppe Maria Ayala, nato Nato a Caltanissetta, 1845. va bene, pubblici ministeri possono procedere. Dottore Ayala, lei è nato e parla. Sì. Il magistrato fuori ruolo. Sì, come prevedeva la lettera. Sì. E nel 1989 che attività svolgeva? Ero sotto procuratore della Repubblica a Palermo. Se può, nella risposta è rivolta Oh, al. chiedo scusa. Senta, Sì, più vicino a me. lei ha partecipato col giudice Falcone a due rogatorie in Svizzera per interrogare l'imputato Oliviero Tognoli. Sì. E queste due rogatorie, ricorda le Una è all'inizio dell'89, la prima, e la 3 successiva. febbraio Sì, 89. febbraio. E la seconda è nel maggio, qualche mese dopo, pure i primi di maggio. Sì, 5 maggio 89. Conferma, sì. Confermo. Senta, lei ricorda. Lei ricorda l'oggetto di quel procedimento penale? Sì, era l'oggetto specifico, era l'interrogatorio dell'imputato. No, non della rogatoria, non l'oggetto della La pizza rogatoria, con l'oggetto, Neccio esatto. era la nota, un processo abbastanza noto. Che era un procedimento in fase di istruzione formale. No, era un procedimento che era confluito nel maxi processo. E la parte, però con indagini poi ancora in corso, e la parte specifica dell'avvocatore, appunto come ricordavo, riguardava l'interrogatorio Tognoli, che non era stato mai sentito per la semplice ragione che per lungo tempo era stato latitante e che invece si era poi costituito all'autorità svizzera. Senta, nel modo più sintetico possibile, ricorda cosa era emerso su Oliviero Tognoli? Qual era il ruolo di Tognoli nell'indagine da voi svolta? Quello che emergeva dal processo era che Tognoli, certamente non appartenente a Cosa Nostra, non risultava affatto, però aveva dei rapporti con Leonardo Greco, che è un personaggio noto da questo punto di vista, con particolare riferimento, questo tipo di rapporti, a problemi di riciclaggio del denaro riguardante questo traffico di eroina, le cui modalità sinteticamente erano le seguenti: veniva l'eroina fatta a Palermo, lavorando chimicamente, morfina a base che veniva importata dai paesi del Medio Oriente, e poi questa eroina veniva inviata negli Stati Uniti dove veniva collocata sul mercato al minuto. Il denaro ricavato dalla vendita, tramite canali bancari abbastanza complessi, confluiva in Svizzera, dove c'erano degli operatori che si occupavano di gestire questi flussi finanziari. Tognoli era un personaggio coinvolto in questo meccanismo e comunque i suoi rapporti con Leonardo Greco avevano attinenza a questo meccanismo per la parte, diciamo, finanziaria. Tognoli non era uno che andava a vendere le bustine, se per capirci. Sì, senta, quando si espletò la rogatoria, Oliviero Tognoli era detenuto, giusto? Sì. Detenuto in Svizzera. Sì, si era costituito all'autorità svizzera. Sì, era costituito in Svizzera. Lei ricorda per quanto tempo era stato latitante il Tognoli? Anni, se Grosso modo. non ricordo male, la Pizza Connection, della quale io nella fase iniziale non mi occupavo, se ne occupava per la Procura di Palermo il dottor Sciacchitano. Se non ricordo male, penso che verso la fine dell'83 furono emessi, nella seconda metà dell'83 sicuramente furono emessi dei provvedimenti di custodia cautelare, tra i quali probabilmente anche quello di Tognoli. Parliamo dell'89, quindi una lunga latitanza. Lei quando apprese e da chi del fatto che Tognoli si era costituito in Svizzera? L'ho appresi da Falcone perché Falcone mi chiamò un giorno per dirmi: si è costituito Tognoli in Svizzera, bisogna andarlo a interrogare subito. Aveva una certa. Riteneva opportuno recarsi subito in Svizzera e mi chiese di andare anch'io.
Dottore Falcone le disse per quale ragione riteneva necessario interrogarlo subito? Perché non in maniera molto esplicita ma altrettanto chiara, lui sperava che Tognoli, non essendo tra l'altro un mafioso, tra virgolette, potesse, visto che si era costituito, potesse essere disposto alla collaborazione. Il dottore Falcone, prima di recarvi insieme in Svizzera, ebbe dei colloqui telefonici con il giudice Elvetti, le disse qualcosa in merito? Sì, lui era stato avvertito, credo, da Carla del Ponte, ma sui contenuti di queste conversazioni telefoniche nulla di particolare, cioè, è chiaro che ci aveva parlato, la notizia era arrivata, si era anche concordata la data, insomma. Quindi non le riferì nulla di rileva, nulla che io ricordi, che valga la pena, insomma, a me non mi pare, insomma. Sì. Senta, quindi voi nel febbraio 89 vi recate a Lugano, giusto? Sì. E quando arrivaste a Lugano, per quello che è il suo ricordo, chi incontraste? Chi si occupava? Cioè, vi incontraste subito con i giudici o vi incontraste con appartenenti alla forza di polizia del luogo? No, come incontro, ma sì, sempre con gli appartenenti alle forze di polizia. Noi siamo stati molte volte a Lugano per altre commissioni erogatorie, credo quasi tutti attinenti a indagini sulla Pizza Connection, e normalmente ci venivano sempre, cioè, si occupavano della nostra sicurezza, ci accompagnavano Mazzacchi e Gioia, erano due funzionari della polizia elvetica, e quella volta anche loro furono quelli che ci venivano a prendere, insomma, i primi che abbiamo visto in Svizzera, come sempre accadeva, erano loro due. Senta, in particolare, lei ricorda se in quell'occasione precisa, cioè appena arrivaste e prima di recarvi per gli interrogatori di Tognoli, ricorda se vi soffermaste nell'ufficio del commissario Gioia? Sì, passammo all'ufficio del Gioia, che tra l'altro credo che era nello stesso palazzo, se non ricordo male. Sì, passammo all'ufficio del Gioia. Lo stesso palazzo dove poi... Dove poi avvenne nella mattinata un primo atto, cioè la commissione interrogatoria. Scusi se la interrompo, arriviamo. Passiamo all'ufficio di Gioia, sì, e dico l'ufficio di Gioia era nello stesso stabile dove poi si svolsero gli interrogatori, poi specificheremo che tipo di atti. E lei ricorda se in sua presenza il Gioia fece cenno a qualcosa che aveva preso da Tognoli quando Tognoli si era costituito? No. Ma ricorda se, quindi lei non ricorda che Gioia disse questo? Ma ricorda se Gioia ebbe, non lo so, colloqui con il dottore Falcone, cui lei non partecipò? Sì, adesso probabilmente avranno parlato, io parlavo magari con Mazzacchi, Gioia parlava con Falcone, non lo so, insomma, non sono ricostruito nei dettagli. Io personalmente non ho sentito né da Gioia né da Mazzacchi alcun riferimento specifico a qualche cosa di particolarmente rilevante riguardante la cattura di Antonio. Senta, dopo essere stati da Gioia, poi... la dottoressa Del Ponte l'avete incontrata subito dopo? Sì. Vi recasse nell'ufficio della dottoressa? Sì, mi pare che passavo all'ufficio della dottoressa e poi siamo andati nell'aula. E ricorda qualcosa, non so, qualcosa che l'ha colpita, qualcosa che fu detto alla dottoressa Del Ponte in quel colloquio preliminare o no? No, non mi ricordo nulla di particolare, devo dire. Senta... Ma fu molto breve il passaggio alla stanza del ponte, insomma, che io ricordo, sono passato qualche anno, adesso nel dettaglio specifico, chiedo scusa, ovviamente in questi giorni, sapendo dove veniva a testimoniare, ho scavato la memoria, ho cercato di risistemare i ricordi, però dico nel dettaglio che cosa ci siamo detti, francamente, se ci fosse detto qualcosa di molto importante probabilmente me la ricorderei. Tanto al ponte avevamo un rapporto di frequenza, insomma, che tutte le volte che andavamo in Svizzera la vedevamo sempre, potrei dire un rapporto anche di confidenza, di amicizia, insomma. Senta, e lei faceva riferimento a degli atti istruttori diversi che si svolsero in quella giornata. Lei, innanzitutto, la rogatoria per quale ora era fissata? Quindi sicuramente per il pomeriggio. Era fissata nel pomeriggio. Mentre la mattina, sì, esatto, noi abbiamo assistito a un interrogatorio fatto dal ponte per l'autorità giudiziaria elvetica, naturalmente, non sede di commissione interrogatorio. Interrogatorio dell'autorità giudiziaria elvetica. E come mai voi assisteste a questo interrogatorio?
Ma credo che questa era una cosa che avevamo concordato telefonicamente là dal ponte con Falcone, che la Falcone ci chiese di assistere. Penso che volesse anche eventualmente avere qualche suggerimento per condurre un interrogatorio più approfondito, penso. Cioè non avevamo una veste, diciamo, istituzionale così come quella che, della sede di commissione interrogatoria. Se ci ha chiesto di assistere non abbiamo avuto nulla in contrario a fare. Quindi il dottore Falcone gliel'aveva detto prima di arrivare a Lugano che avreste assistito all'interrogatorio della Del Ponte, sì. E che era stata la dottoressa. Dobbiamo essere là la mattina, mi ricordo che lo interrogava dal Ponte e poi il pomeriggio facevamo la commissione interrogatoria. Questo è il programma di viaggio che mi fu dato da Falcone su questo. Senta, lei ricorda chi era presente a questo interrogatorio della mattina? Beh, ovviamente la signora Del Ponte, Falcone ed io, una segretaria, e credo che ci fossero uno dei due funzionari di polizia. O tutti e due, uno dei due sicuramente. E poi naturalmente Tognoli e il suo avvocato. Massacchio Gioia. O tutti e due, adesso comunque c'era qualcuno di loro. Senta, l'oggetto di questo interrogatorio, cioè la dottoressa Del Ponte, su che cosa interrogò Tognoli? Ma sulle imputazioni che aveva Tognoli, cioè sul suo ruolo nell'ambito di quel traffico di stupefacenti. E durante... Scusi, era un interrogatorio ovviamente di contenuto squisitamente processuale, cioè attinente alle contestazioni di Tognoli, al ruolo che aveva avuto lui in quel traffico, che era un traffico molto articolato con diverse persone coinvolte. Quindi la dottoressa Del Ponte fece o non fece domande relative alla latitanza di Tognoli? No. Non è vero? No, che io ricordi no. Senta, e voi, lei e il dottore Falcone in particolare, avete rivolto durante quell'interrogatorio qualche domanda a Oliviero Tognoli, se ricordo? No, la domanda a Tognoli non ne furono fatte. Dico, non sull'argomento latitanza, dico in generale, se ci fu qualche intervento nel corso dell'interrogatorio. Forse Falcone un paio di interventi li fece, sì, su vicende attinenti alla pizza, attinenti alle risposte che dava, sì. Tognoli, che comunque aveva un atteggiamento abbastanza evasivo, cioè tutto affatto che collaborativo, come si era sperato. E quindi non fece, ho capito bene, non fece domande invece il dottore Falcone relativamente alla latitanza di Tognoli? No, durante quell'interrogatorio sicuramente no. Alla fine dell'interrogatorio, più che una domanda, fu quasi una battuta sul fatto, dopo tanti anni ci vediamo, la sua latitanza, e Falcone gli disse a Tognoli più o meno, adesso comunque il concetto era questo, cioè certo lei non ci vorrà far credere che è stata casuale la sua latitanza, e la cosa, come dire, per certi versi strana fu che Tognoli, anziché rispondere come in questi casi è lecito aspettarsi, cioè in maniera reticente, con un gesto molto chiaro accompagnato da un sorriso, chiaro che non è stata casuale. Questo avvenne a interrogatorio finito, mentre credo che la signora Del Ponte stava controllando il verbale che aveva assunto. E quindi e lei ha sentito questo scambio di battute? Sì. Sì. No, lei... E quindi eravate ancora intorno al tavolo? Eravamo seduti, l'uno accanto all'altro, dietro il tavolo. Lei accanto al dottore Falcone. Falcone, e poi alla destra del dottore Falcone c'era la dottoressa Del Ponte. In ultimo c'era la segretaria. E Tognoli? Tognoli era di fronte a una certa distanza, e questa è un'aula abbastanza grande, dico notevolmente più grande di questa, che credo che venga adoperata anche per conferenze. Quindi è un'aula abbastanza grande. Tognoli era a una certa distanza da noi. Quindi, dico questo perché dopo questa risposta di Tognoli, che palesemente non voleva neanche tentare di farci credere che fosse l'origine della sua latitanza casuale, Falcone girò dal tavolo e si avvicinò a parlare con Tognoli. E io rimasi, perché io avevo, durante l'interrogatorio, avevo cercato alcune carte, stavo preparando una sorta di scaletta per la commissione interrogatoria del pomeriggio, lavoravo, avevo poche carte in mano, e le stavo rimettendo in ordine. E sono rimasto seduto per continuare questo lavoro. Falcone si avvicinò, io ho visto che intratteneva questo colloquio con Tognoli, e poco dopo, ma pochissimo dopo, si è avvicinata anche a Tognoli, a Falcone, la signora Del Ponte.
ho immaginato quale potesse essere il contenuto di questo colloquio, non ho sentito assolutamente nulla perché, ripeto, ero rimasto a una certa distanza al tavolo mentre conservavo le carte. Quindi il contenuto non l'ho sentito io direttamente, ma ho visto visivamente Falcone avvicinarsi a Tognoli, parlare con Tognoli, e pochissimo tempo dopo la Falcone avvicinarsi ai due e parlare anche a lei. Senta, visto che questa è una circostanza importante per questo processo, sarò un po' forse petulante nel cercare di sollecitare il suo ricordo al massimo. Quindi Tognoli, quando Giovanni Falcone, il dottore Falcone, fa quella battuta domanda, non ci farà credere che è stato casuale, Tognoli si trova ancora lì, dall'altra parte della scrivania. Sì, sì, al posto in cui era stato durante l'interrogatorio, non si era mosso. Quando poi il dottore Falcone gira attorno alla scrivania, Tognoli si trova sempre nello stesso posto o ovvero si è già allontanato dalla scrivania? No, i due parlano in piedi, sicuramente in piedi, a una certa distanza. Adesso non ricordo se Falcone avvicinandosi i due si spostarono. Ricordo visivamente, questo è il mio ricordo preciso su questo, i due in piedi a una certa distanza, credo più o meno però vicino al posto in cui il dottor Tognoli era stato davanti all'interrogatorio, forse qualche passo indietro per la verità. Sì. Cioè, diciamo, si era rotto il meccanismo dei ruoli dal punto di vista, diciamo, statico che c'era stato durante l'interrogatorio. Quindi Tognoli si era un po' allontanato e Falcone a sua volta gira addirittura dal tavolo, esce dal tavolo e lo raggiunge. E i due parlano in piedi. Poco dopo, dall'altro lato del tavolo, i due vengono raggiunti, come dicevo prima, dalla signora dottoressa. Quindi erano ad alcuni metri rispetto a lei? Sì, insomma, voglio dire, adesso non è che... un po' oltre quel muro rispetto a dove sono io, un po' più di questa distanza, insomma, qualche metro in più. E comunque parlavano con un tono di voce basso, un tono di voce alto? Parlavano con un tono di voce tale che io non ho sentito quello che diceva, esatto. Questo è poco, non è sicuro. E l'avvocato? Certo, non era altissimo, che l'avevo sentito, insomma, non ho mai avuto problemi di sordità, quindi se fosse stato un tono più... Certo. Quindi, il dato che non ho sentito. L'avvocato, in tutto ciò, dove stava? L'avvocato era dall'altra parte e non si è avvicinato in quel momento. Che io ricordi, la mia memoria visiva mi fa ricordare tre persone, di cui una è Tognoli, una è Falcone e l'altra è la signora Falcone. L'avvocato non ricordo che abbia partecipato a questo, benissimo. Questo colloquio. Quando, quindi per chiarezza, una cosa per sottolineare, evidenziare una cosa che probabilmente lei ha già detto, quindi l'interrogatorio era sicuramente già terminato quando vi è il colloquio tra i tre. Era già terminato questo interrogatorio quando il dottore Falcone fa quella sorta di, l'hai definito, battuta domanda a Tognoli? Sì, sì, era terminato. Quindi il verbale, perché lei diceva che la dottoressa stava controllando il verbale. Sì, la dottoressa Dal Ponte ha un metodo di lavorare che io conosco bene per averci lavorato assieme molte volte, molto attento, molto puntiglioso. E fa una cosa che non tutti i magistrati facciamo, io per esempio non lo facevo sempre, cioè a fine verbale, lei si riguarda il verbale interrogatorio, lo ricontrolla, penso per vedere se qualche domanda le è sfuggita, se qualche passaggio non è stato, cioè molto accorta, molto attenta, stava facendo questo anche con la mattina. Sì. Quindi la dottoressa Del Ponte non seguì, comunque non partecipò a questo scambio di battute tra i due, questo no. Preliminare. Era proprio, io lo ricordo perfettamente, era la parte destra del tavolo. Il primo, sì, ho capito la domanda. E il dottoressa Del Ponte stava proprio qui, vedevo che guardava il verbale, lo stava ricontrollando, ci fu questa battuta, credo che anche io mi inserì, dopo che Giovanni disse, non ci vuole fare credere, e credo che io abbia detto qualche cosa così, per sottolineare questa ovvia, difficile, insomma, possibilità di credere alla casualità. E a questa E poi ripeto, no prego, e poi subito Giovanni si avvicinò quasi per continuare da vicino una sorta di dialogo che da lontano era iniziato. Questa parte nel mio ricordo, come dire, del contenuto mi sfugge perché non l'ho sentito. La Dal Ponte si avvicina pochissimo tempo dopo, perché nel frattempo evidentemente aveva finito di guardare il bar e evidentemente aveva sentito la battuta di Falcone e probabilmente anche il cenno, diciamo, di Tognoli. Ecco, se può essere per quanto possibile più preciso su questo cenno di Tognoli, cioè alla domanda, alla battuta del dottore Falcone, lei accennava un sorriso, cioè sì, lui fece un non disse niente, non pronunciò nessuna parola, fece un sorriso come per dire mi rendo conto e sorriso, lascio intendere chiaramente
Ma chiaramente adesso è molto difficile ricostruire anche un discorso riportando parole esatte a distanza di 5 anni. Qui il discorso non c'è da ricostruire, ma è più difficile ricostruire un'espressione del volto. Però l'espressione del volto, accompagnata da questo sorriso, da un cenno, insomma, era chiaramente in sintonia con la riserva che Falcone gli aveva espresso in quella battuta, cioè voglio dire, confermava che non era stata casuale, insomma, si capì, avrebbe capito chiunque. Senta, nel corso di quell'interrogatorio, interrogatorio del mattino, lei ha ricordo se Tognoli e il suo legale chiesero e poi ottennero di appartarsi fuori dall'aula per parlare da soli? Durante l'interrogatorio del mattino, dico, No, sicuramente no. Quindi durante l'interrogatorio del mattino non ci fu nessuna richiesta nessun colloquio tra i due. No. Dopo, andiamo alla fine di questo episodio del mattino. Dopo questo colloquio tra i tre, Falcone, Tognoli, Del Ponte, cosa accade? Cioè, Tognoli cosa fa? Va via? Tognoli va via. E voi? Noi, Falcone e la Del Ponte escono, io credo con Mazzacchi, credo fosse Mazzacchi. Li seguo, c'era anche Gioia, erano tutti e due, non so se però Gioia poi l'abbiamo incontrato dopo, e siamo andati, e c'era anche qualche altro, se non ricordo, l'ufficiale di polizia, se non ricordo, c'era un gruppo di persone, e siamo andati attraversando la strada in un bar, diciamo che c'è lì, attrezzato anche tipo snack bar, cioè mangiare qualche cosa, tutti assieme. E durante questo spuntino, diciamo, parlaste di quello... No. Che era accaduto della battuta del dottore Falcone, del colloquio tra i tre? No, non ne parlammo, anche perché siamo stati sempre insieme, mai soli, sempre insieme ad altri. Sì. E tra l'altro devo dire che io intuivo la delicatezza, non sapevo nulla, ma intuivo la delicatezza di questo, del contenuto di questo colloquio, perché è chiaramente collegato a quella risposta, sia pure con cenni, data alla battuta di Falcone. Ma non ho chiesto niente, perché siccome non siamo mai stati soli, io non sapevo... Infatti era delicato, riservato, quindi ho preferito davanti ad altri comunque non parlando. Devo dire che Falcone non mi disse nulla, forse siamo scambiati uno sguardo subito dopo, diciamo, quando Tognoli poi uscì, ma non ci fu proprio un riferimento verbale, orale alla... Senta, poi si svolse la rogatoria del pomeriggio, cioè la rogatoria, la vera e propria rogatoria. Siamo tornati poi dopo avere mangiato, siamo tornati, credo che siamo passati dalla stanza, no, sicuramente siamo andati dal giudice Lehmann, perché la rogatoria la assumeva il giudice Lehmann, il giudice istruttore. E poi siamo andati a reinterrogare Tognoli nella diversa sede della commissione rogatoria. Sì. Lei ricorda innanzitutto se l'aula dove si svolse questo interrogatorio del pomeriggio era la stessa di quella del mattino o era un'altra? Io ricordo che era un'altra. Era un'aula, se non ricordo male, era un'altra vicina alla stanza del giudice Lehmann. E lei ricorda di cos'era, della stessa ampiezza, era più piccola, insomma, per ma era grande anche questa, adesso proprio francamente devo dirle proprio, no, diciamo probabilmente nel mio ricordo almeno meno grande di quella della mattina, ma sostanzialmente anche questa è un'aula di udienza, insomma un'aula più o meno come questa. Certo. Lei ricorda chi era presente alla rogatoria pomeridiana? Sì, che il giudice Lehmann, Falcone ed io, Tognoli, il suo avvocato, e poi, ripeto, sicuramente almeno uno dei due funzionari di polizia. Lei è certo che era lo stesso funzionario di polizia di cui lei ricordo rispetto alla mattina? Questo non la ricordo. Francamente devo dire, forse erano tutti e due addirittura, poi magari ogni tanto uno si allontanava e tornava, insomma non c'era una... Lei ha ricordo che il funzionario di polizia, lei ha fatto riferimento all'interrogatore presente all'interrogatore del mattino, era dentro l'aula la mattina, dico, o non era per caso fuori dall'aula, Io ricordo almeno un funzionario di polizia dentro l'aula. Funzionario di polizia dentro l'aula. Per la mattina, e il pomeriggio è certo che era presente. Lo stesso, avveniva sempre così. Sì. E la dottoressa Del Ponte era o non era presente il pomeriggio? Io non me la ricordo il pomeriggio. Beh, non la ricordo. Senta,
Quale fu l'oggetto dell'interrogatorio del pomeriggio? L'oggetto dell'interrogatorio del pomeriggio erano le nostre domande sulla situazione processuale. C'era un interrogatorio di un imputato che dopo un lungo periodo di latitanza era stato portato a nostra disposizione in quella sede, quindi noi lo interrogavamo. Cioè, interrogava Falcone, il pubblico ministero. Quindi, dico, grosso modo era lo stesso oggetto rispetto a quello della mattina, soltanto davanti alle autorità giudiziarie. Sì, sì. Lei ricorda se si tornò ad affrontare in questo interrogatorio quello che nella mattina era stata solo una battuta al dottore Falcone? Cioè, il dottore Falcone rivolse domande in ordine alla latitanza del Tognoli. Sì, fu fatta una domanda e fu verbalizzata. Dal reperente io quel verbale non l'ho mai letto, perché non ce l'hanno mai mandato. Però ricordo perfettamente la formalizzazione di quella domanda. Se lei riesce a ricordare cosa domandò di preciso, non le parole ma il senso della domanda e quella della risposta. La domanda era attinente a come mai e quindi a chi lo avesse informato in modo tale da consentirgli di sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento restrittivo alla libertà personale. E ricordo che Tognoli fu estremamente, chiese tempo, insomma, disse, mi riservo, non negò il fatto. Non disse alcuna notizia specifica e disse che si riservava, insomma, di dover rifletterci. E che lo è pure verbalizzato in questa maniera. Quindi Tognoli si riservò. Sì. E nel pomeriggio, come già nella mattina, lui consentì sulla non casualità dell'allontanamento. Sì, sì, sì. Quindi allora disse. Ma direi che anche. Dopo, nella frase che fu verbalizzata in risposta alla domanda di cui parlavamo prima, sì. La riserva è, come dire, incentrata sulla persona che avrebbe dato e sulle modalità naturalmente della notizia, ma non si nega affatto la non casualità. Sembra leggere il verbale, ma io non l'ho mai detto. Quindi nel pomeriggio lui convenì che l'allontanamento sì, non era fuori discussione. E fu verbalizzato in questi termini. Sì, sì, il mio ricordo è questo. Ricorda se questa, per quello che lei può ricordare, fu una domanda con cui si concluse l'interrogatorio, se fu l'ultima domanda. Se fu l'ultima. E questa domanda, cioè la domanda del dottore Falcone relativa alla latitanza di Tognoli, era specificamente riferita alla persona che eventualmente lo avrebbe informato, cioè voglio dire, dottore Falcone gli chiese lei dove, poteva anche chiedergli dove ha trascorso questi 4 anni di latitanza, dico, gli chiese qualcosa di ulteriore sulla latitanza a livello di ognuno o gli chiese soltanto chi lo avvertì? Però soltanto chi? Senta, nel pomeriggio, faccio la medesima domanda che le ho rivolto in relazione all'interrogatorio del mattino. Nel pomeriggio vi fu richiesta da parte di Oliviero Tognoli e del suo difensore di avere un colloquio riservato? Sì, pomeriggio sì, prima di iniziare l'interrogatorio, appena siamo entrati in asta. Ah, prima di iniziare l'interrogatorio. E chi lo chiese? Come si svolge? Come avvenne, insomma? A chi fu chiesto? Eccetera. Sì. Falcone si avvicinò a Tognoli. Io questa volta sì, invece parlarono sicuramente i due. Io mi diressi invece direttamente nel posto dove poi sarei stato, perché avendo questa volta volutamente, perché avendo afferrato la delicatezza del discorso. Scusi, può darsi che non sono stato chiaro. Io l'ho, per quanto possibile, ricostruire dal primo momento, cioè dal momento in cui o non so chi dei due, o il difensore, o Tognoli chiede il colloquio riservato. Chiedo che lo chiese Tognoli. Lo chiese Tognoli, desidererei conferire con il mio avvocato. E allora questa fu concessa sì, da, sì. Da siamo chi? Usciti tutti dalla stanza e voi siete usciti dalla e abbiamo stanza. Lasciato loro due dentro. Loro due rimangono dentro. Ricorda grosso modo quanto durò questa? Non molto, pochi minuti. Quindi, sì, forse io l'ho interrotta e non è stato in grado di ricostruire bene.
Questa richiesta, che forse sono stato io a non cogliere bene, questa richiesta che fece il Tognoli al colloquio riservato, precedente o successiva rispetto a questo avvicinamento del dottore Falcone ai due? No, successiva. Allora, ho sbagliato io a bloccarlo, allora ricostruiamo in ordine. No, cioè, entrando, io vedo Falcone che si avvicina a Tognoli e c'è l'avvocato anche nei pressi, sì. Non so se proprio accanto, insomma, era, lo vedevo. Io non mi fermo perché se no avevo capito che era abbastanza delicato il discorso, ho preferito andarmene e lasciare fare Falcone che gestiva da solo questa cosa. Dopo un po', Tognoli, proprio rivolto al giudice Lehmann, dice: io desidererei parlare con il mio avvocato, però in maniera riservata solo. Lehmann, ricordo, ci guardò, non avevamo nessun problema. E quindi come facciamo? Usciamo noi loro due. Parlano tranquillamente senza. E così abbiamo fatto. Dopo qualche minuto siete rientrati. E cosa è cominciato l'interrogatorio. E cosa accadde? Prima che riprendesse l'interrogatorio, il dottore Falcone si avvicinò ai due. Cioè, rientrati noi? Sì. Beh, francamente, io questo particolare non me lo ricordo. Forse sì, ma comunque se Falcone si avvicinò alle due fu per pochissimo tempo, cioè, non ricordo, forse sì, anzi, ma brevissimamente. Lei comunque non ha sentito? No. Cosa si disse? No. Sia che sia avvenuto... No, io avevo scelto questo ruolo, su questo aspetto specifico, di lasciar fare Giovanni, perché capivo, o intuivo, qual era il contenuto di questo colloquio della mattina, di questo... colloquio per, diciamo, preliminare del pomeriggio, parlo di Falcone, poi Tognoli chiede di parlare solo con il difensore, quindi avevo esattamente afferrato che il problema era attinente appunto all'origine della latitanza. Senta, lei ricorda, lei ha ricordato già che almeno uno dei due poliziotti svizzeri, cioè Gioia e Mazzacchi, erano presenti, sì, a questo interrogatorio del pomeriggio. Lei ricorda se questo poliziotto o uno dei due poliziotti anche durante l'atto istruttorio, i preliminari dell'atto istruttorio, eccetera, stava vicino al dottore Falcone? Sì, sì. Ci siamo mossi, perché siamo usciti, siamo rientrati, ma sì, più o meno sì. Non stava da parte, diciamo, per il fatto di questo sicuramente, poi il dettaglio adesso francamente, però non era, arrivò, si sedette in fondo all'aula e non si mosse più, no, sicuramente no, era con noi, è uscito con noi, è stato vicino a Falcone, anche vicino a me. Senta, poi... formulata e verbalizzata quell'ultima domanda di cui abbiamo già detto sulla persona che aveva agevolato la fuga di Tognoli, il verbale viene chiuso, sì, fu l'ultima domanda, e finisce la rogatoria. Venne verbalizzata la risposta, diciamo, esatto. Che poi risposta non era, insomma, aveva interessante una sola cosa, cioè conteneva di fatto l'ammissione della non casualità, ma tutto finiva dopodiché il verbale. Credo che però testualmente, lui, se mi riservo successivamente di indicare, mi pare che proprio sia stato testualmente verbalizzato in questa maniera. Sì. E dopo cosa accade? Cosa faceste? Finita la rogatoria? Finita la rogatoria, siamo passati alla stanza di Lehmann, l'abbiamo salutato, ringraziato e siamo usciti. Falcone aveva una cosa da scrivere, non ricordo bene le cose, e se andò in albergo. Io invece mi feci una passeggiata e sono andato, cosa che ho fatto anche altre volte, c'è un bellissimo negozio di orologi, si chiama Bucherer, che è abbastanza non lontano dall'albergo dove noi solitamente andavamo, si chiama Hotel del Celsio. E io avevo comprato un orologio, avevo conosciuto il signor Bucherer che mi era stato presentato proprio dai due poliziotti, in un'occasione precedente. E allora sono andato lì, non ricordo se aveva la cinghietta da cambiare, se c'era una cosa da fare. Ho fatto una passeggiata, poi sono tornato in albergo, ma sono andato nella mia stanza e poi la sera siamo usciti. Ho capito, quindi subito dopo la rogatoria, dopo i saluti con il giudice Lehmann, vi siete separati, lei e il dottore, sì, Falcone. E non avete quindi commentato quello che era accaduto? No, il dottore Falcone le disse niente su quello che si era detto con Tognoli, con l'avvocato? No, assolutamente no. Lei sa se... Ma siamo stati un attimo, cioè, a chiusura di verbale, quando siamo usciti, siamo stati un attimo, un minimo di convenevoli con Lehmann. E poi Giovanni aveva, mi ricordo, premura, perché doveva scrivere una cosa, non so bene che cosa, credo fosse la relazione per un congresso, ma lei... c'è un qualche cosa, non aveva un albergo a scrivere, disse no, guarda, mi secca, veniva in albergo, ma c'è una passeggiata. Era la mattina, eravamo chiusi a lavorare. Lei sa se il dottore Falcone si intrattenne
un po' anche con la dottoressa Del Ponte per prima di rientrare in albergo? No, cioè non lo escludo, ma non l'ho visto. Rimanda per attimino. Sì. E allora lei ebbe modo durante quel soggiorno in Svizzera in seguito di parlare con il dottore Falcone o la dottoressa Del Ponte o sentire i commenti del dottore Falcone o la dottoressa Del Ponte su quello che era avvenuto quel giorno? Sì, la sera siamo andati a cena assieme, tutti e tre, e buona parte, devo dire, della conversazione di quella serata fu incentrata sul colloquio avuto con Tognoli. Io ho calato molto nel mio ricordo, e ricordo perfettamente, siamo andati al ristorante, eravamo noi tre soli. Falcone e la Carla Del Ponte si andavano a sedere subito, io sono sopraggiunto dopo, o perché mi sono andato a lavare le mani, o perché forse ho fatto una telefonata a casa, se non ricordo, sono pochi minuti dopo. Quando sono arrivato, i due già avevano iniziato a parlare in maniera molto esplicita, chiara, in termini di certezza, su quello che era stata l'ammissione di Tognoli nel... E cioè a dire che ad avvertirlo sarebbe stato l'imputato tutto il contrario. E proprio, diciamo, era chiara la cosa in termini di certezza, cioè io collegai tutto a quel punto, evidentemente, sia da parte della Carla Del Ponte sia da parte di Giovanni Falcone. Sì. Quindi lei, quando sente durante la cena, la prima volta che si parla dell'argomento, è a discorso... Sì, avviato, ma all'inizio, cioè. A discorso avviato. E durante, dico, per quello che lei ebbe modo di sentire, venne pronunciato il nome di Contrada dal dottore Falcone e dalla dottoressa Del Ponte durante la cena, ma pronunciato più volte, e venne detto che era stato Tognoli a dirlo al dottore Falcone. Presidente, si oppone alla domanda. Venne detto che cosa venne detto, semmai, non che cosa. Sì, sì, giusto. Sostanzialmente fu Falcone che nel corso del colloquio chiese, lui, è stato per caso Contrada, questo, i due ripercorrevano questo, e Tognoli l'avrebbe risposto affermativamente. Parliamo del colloquio di... E Tognoli avrebbe risposto affermativamente. Alla domanda però, cioè non fu Tognoli a dire, a meno che io ricordi, è stato ad avvertirmi il dottor Bruno Contrada, gli fu chiesto da Falcone se per caso non fosse stato Contrada ad avvertirlo. E Tognoli avrebbe risposto affermativamente, i due davano per scontato la risposta affermativa di Tognoli. Fu oggetto questo fatto, è stato oggetto di più commenti, perché poi ci fu il problema di fare in modo che Tognoli si decidesse a verbalizzare tutto questo, cosa che non aveva fatto, come abbiamo ricordato. Quindi con la Ponte se ne parlava anche dicendo che adesso noi dovevamo ripartire, che saremmo tornati come poi siamo tornati, abbiamo ricordato, proprio per cercare di indurla a verbalizzare, vista la, devo dire, l'obiettiva gravità della circostanza. E anzi sollecitammo la Carla Del Ponte durante il periodo che sarebbe intercorso tra quella sera e la successiva rogatoria di vedere, di spendere insomma i suoi buoni uffici per vedere di convincerlo Tognoli ad andare oltre questa missione e a verbalizzare tutto. Questo fu l'oggetto, direi, proprio più significativo di quella conversazione. Il presupposto era quello che Tognoli avesse ammesso il fatto su domanda di poco, questo è il mio ricordo, credo sì. Che sia. Senta, lei stava precisando, e probabilmente l'ha già detto, qua, che lei intese da quei discorsi a cena, quando c'era stato questo scambio di battute tra i due, dottore Falcone e Tognoli? Cioè, da quella discussione che lei sentì a cena tra il dottore Falcone e la dottoressa Del Ponte, lei intese quando Tognoli aveva dato... Sì, sì. Credo che l'ho già detto. Il colloquio di fine mattinata, perché i due parlavano, a parte che ci fu un riferimento, credo,
da una delle frasi, insomma, si capisce comunque che in ogni caso i due parlavano di qualche cosa che tutti e due avevano percepito. Allora, l'unico momento in cui avevamo parlato assieme era la mattina. Senta, lei ricorda... Ma credo che poi venisse chiaramente la conversazione, non c'era equivoco su questo. Lei ricorda se nel corso della cena la dottoressa Del Ponte chiese a voi, al dottore Falcone, chi era Bruno Contrada? La dottoressa Del Ponte disse, chiese a Giovanni come mai gli era venuto in mente questo nome. Giovanni disse, lo so io perché, una frase di questo genere. Comunque hai visto, ci ho indovinato. Ci fu questo scambio di battute. Chiese la dottoressa Del Ponte al dottore Falcone perché lui aveva pronunciato il nome parlando. Sì, perché il punto diciamo centrale, l'altra parte la Del Ponte era presente anche lei, aveva assistito anche lei, il punto centrale era che il nome era stato confermato da Tognoli ma indicato da Giovanni. Allora è legittimo, credo, normale, l'avrei fatto anch'io, che un magistrato svizzero che non conosce le funzioni, il ruolo di quella persona, cioè nella fattispecie del dottor Contrada, si chiede ma come mai ti viene in mente giusto questo nome? Perché ti è venuto in mente? Qualcuno rispose, lo so io, ce l'ho chiesto, come mi stai indovinando? Lo so io. E non fu specificato altro, è la verità. Sì. Quindi, sempre, se ho ben capito, sempre nel corso della cena, si disse, venne detto da lei e dal dottore Falcone alla dottoressa Del Ponte che voi quanto prima sareste tornati per una seconda rogatoria. Una seconda rogatoria che era finalizzata, direi fondamentalmente, al tentativo, ahimè poi è andato male, di verbalizzare quello che era oggetto di quella conversazione. Questa seconda rogatoria lei partecipò? Sì, sì. E si svolse davanti a chi? Quando l'abbiamo già detto, il 5 maggio dell'89, davanti a chi? La rogatoria. Come giudice svizzero. Questo sto cercando di ricordare. In questo momento non mi sovviene, potrebbe essere tra qualche minuto mi sovviene. No. E chi era presente, se si ricorda? Non lo ricordo. Beh, Tognò è l'avvocato, Falcone, io, chi che l'assunse? Non so se l'aveva mandato di nuovo. Per dirci, lo sai, due giudici istruttori che sono cambiati nel tempo. Francamente non me lo ricordo proprio, ma strano. Non è una cosa al momento decisiva. E quindi l'oggetto dell'interrogatorio quale fu? Beh, fondamentalmente proprio l'oggetto dell'interrogatorio si incentrò sul discorso della origine della latitanza. E ebbe esclusivamente questo oggetto? Sì, che io ricordi sì. Quindi non furono rivolte domande attinenti al traffico di stupefacenti? No, non credo, perché il primo interrogatorio è stato esauriente, no, non credo. Forse qualche accenno potrà anche essere capitato, ma insomma non in maniera significativa. Insomma. Quindi, nella sostanza, quale domanda rivolse il dottore Falcone a Oliviero Tognoli? La domanda di dire chi gli aveva consentito, avvertendo, di sottrarsi al provvedimento restrittivo che lo riguardava. E la risposta di Tognoli? Fu un lavorio, Tognoli, insomma fu una cosa, cercavamo di indurlo, abbiamo ricordato la responsabilità che si assumeva, e insomma alla fine poi lui parlò di un certo di Paola, di un tuo ex compagno di scuola, e fu verbalizzato in questo senso. Lei ricorda se nel corso dell'interrogatorio venne pronunciato il nome del dottore Contrada? Sì, fu Tognoli a fare il nome di Contrada. Cioè? Fu Tognoli a fare il nome di Contrada. No, ma genericamente disse che lui conosceva nell'ambito della polizia soltanto due persone. Cioè uno è il dottore Contrada, che ho incontrato casualmente tempo fa, e l'altro è Di Paolo, che era mio compagno di scuola. Questo fu. Sì, lui fece il nome di Contrada, credo che sia stato verbalizzato anche. È stato verbalizzato. Ma così in questi termini, non senza aggiungere altro. Questa cosa che disse il Tognoli sul dottore Contrada venne detta spontaneamente da Tognoli? Sì, l'ho visto lui. Non gli ha chiesto, nessuno ha fatto una domanda sul Contrada.
Quindi il dottore Falcone non aveva rivolto domande relative al dottore Contrano? Non in quella sede. Sì. E il Tognoli, lei ha detto che disse pure come aveva conosciuto, dove, se ho capito bene, e come aveva conosciuto il dottore Contrano, esatto? Sì, e me lo ricordo. E in una industria di Palermo, si chiama ISO, quella dell'ossigeno. Esatto. E il dottore Falcone... Casualmente incontrato, presentatogli dai proprietari di questa società, di questa azienda. Questo disse Tognoli. Tutto qui, non disse altro. E il dottore Falcone gli aveva chiesto come aveva conosciuto il dottore Contrano? No, ripeto, lui raccontò le sue conoscenze, diciamo, nell'ambito della polizia, fu un'esigenza sua, non so, raccontò questo, e parlò. Dice, conosco il dottore Contrano per averlo avuto presentato in un incontro occasionale presso l'ISU. Di proprietà dei fratelli, non ricordo assolutamente il nome. E poi ci conosco Di Paola, che precisò non lavorare più in polizia, che aveva lavorato in polizia perché era stato suo compagno di scuola. Questo è quello che disse. Poi su Di Paola aggiunse che Di Paola l'aveva più volte sollecitato ad evitare i contrasti con Leonardo Greco, insomma, aveva avuto dei colloqui nel tempo in cui Di Paola lo avrebbe invitato a riflettere bene sull'opportunità di frequentare Leonardo Greco. Senta, quindi... Credo che disse anche in più di un'occasione. Credo che disse. Quindi il dottore Falcone chiede chi aveva agevolato Tognoli nella fuga, e Tognoli risponde, conosco due funzionari di polizia, di cui uno Contrada. Sì, più o meno andò così. Adesso... Ma che c'entrava Contrada in quel momento rispetto a quella domanda? Guardi, lo disse, questo è un dato di fatto. Le ragioni che lo abbiano indotto a dirlo, ma lo disse perché tra l'altro, ripeto, è verbalizzato, quindi è documentale dalla circostanza. Sicuramente, non solo non è verbalizzato, ma non fu fatta una domanda specifica in quella sede. Probabilmente Tognoli, ma questa è una deduzione, chiaramente io sono qua per riferire circostanze, quindi non posso riferire deduzioni, ma probabilmente, siccome ne aveva parlato di Contrada con Falcone, sia pure informalmente, ma questa è una deduzione. La valutazione lei non la... No, non sono qua per fare questo. Certo. Non sono qua per fare questo. Che questa parte sia... Sì, no. Certo. Non si tenga conto di questo. No, ho percepito che non dovevo, ma mi è scappato, mi rendo conto che è una deduzione, quindi nella mia funzione di testa non posso fare deduzione. Sì, senta, quando Tognoli, in quella seconda rogatoria, parlò e indicò Di Paola come persona che in qualche modo lo aveva informato, quale fu la reazione del dottore Falcone? Disappunto, chiamiamolo disappunto, siamo in una di giustizia, cioè, si è commosso. Senta, dopo l'interrogatorio, chiuso l'interrogatorio, commentaste con il dottore Falcone l'andamento della rogatoria? Da soli, con altri, non so, con la dottoressa del Ponte? Commentammo, credo, anche con la dottoressa del Ponte, poi io e Fortuna abbiamo avuto un brevissimo colloquio in cui, insomma, ci siamo scambiati la necessità di tenere la massima riservatezza su questa cosa, vista, cioè sulla indicazione informale di Tognoli rispetto a quella verbalizzata. Cioè quella che Falcone aveva preso da Tognoli, quella famosa... E di cui avevamo parlato nella nota cena, di cui... Devo dire, non è che abbiamo commentato particolarmente a lungo, o siamo entrati in dettaglio, Falcone mi ha detto particolarmente, si è dilungato particolarmente nel commento. Più che altro diciamo che mi trasmise il fatto che c'era rimasto male, tenendo conto, ripeto, della gravità della cosa, e niente, abbiamo verbalizzato quello che ha detto, diciamo per dire così. Senta, per la sua esperienza professionale, in precedenza o in seguito, quando lei ha, specialmente nel corso di interrogatori da lei condotti assieme al dottore Falcone, è capitato di interrogare detenuti arrestati dopo un periodo di latitanza, quindi situazioni analoghe a quelle di Oliviero Tognoli?
ripeto, non capisco la domanda. Se io ho capito, voglio sapere se altre volte era capitato di interrogare un imputato detenuto dopo un periodo latitante. Esatto. Beh, a quei tempi latitanti non è che se ne catturassero molti, devo dire. Però sì, qualche altra volta sarà successo, non mi chieda chi perché non me lo ricordo affatto, ma può darsi che sia capitato. E ora arrivo alla domanda che interessa. In questi casi, dico per quello che è il suo ricordo, il dottore Falcone ha mai nel corso dell'interrogatorio approfondito l'origine della latitanza dell'imputato? Cioè ha mai chiesto in particolare se era stato se il latitante era stato informato da qualcuno dell'emissione del provvedimento di cattura, approfondendo l'argomento nel corso dell'interrogatorio? C'è opposizione, non vedo che cosa c'entra quella... Ma, insomma, un fatto di esperienza che dobbiamo citare allora tutti i procuratori che sono stati col dottore Falcone. La domanda è pertinente. La domanda è pertinente alle indagini che stanno compiendo i pubblici ministeri. Prego. La vuole ripetere? Facciamo riserva di citare tutti i sostituti che hanno lavorato col dottore Falcone. Va bene. Va bene. E allora vuole ripetere la domanda? Dico. Non rispondo alle battute perché è evidente che il dottor Ayala è il sostituto che più spesso ha accompagnato il dottore Falcone agli interrogatori. Senza entrare in polemica. Vabbè, d'accordo. Allora non facciamo polemica. Ho detto di ripetere la domanda. Sì, la domanda è, senza entrare in polemica. Sì, la domanda è se il dottore Falcone nel corso di interrogatori a detenuti arrestati dopo un certo periodo di latitanza ha mai chiesto in sua presenza l'origine della latitanza, verbalizzando evidentemente la domanda e la risposta, approfondendo quindi l'argomento, chiedendo in particolare se qualcuno lo aveva avvertito dell'emissione del provvedimento cautelare. Ma io devo dire che l'unica volta che mi ricordo che ci fu questo approfondimento, e tra l'altro per le ragioni che abbiamo ricordato, è stata questa, in altre occasioni, che ripeto non sono state molte che io ricordi. Non ricordo mai che si sia fatta un'indagine. Qui c'era una ragione molto specifica, evidentemente, cioè il contenuto di quel colloquio. In altre occasioni, indagini proprio. Poi potersi si può anche trovare, come giustamente diceva l'avvocato Sbacchi, potersi si può trovare anche un verbale in cui c'è una domanda del genere. Io non lo ricordo, ma non ricordo di indagini molto. Uno me lo ricorda. Ci può essere, appunto. Vabbè, poi la domanda. Sulla domanda, io parlo sull'approfondimento, che in genere che succede, qualche volta magari si è chiesto, la risposta in genere è standard, perché normalmente Tognoli è una figura, diciamo, rispetto alla tipologia degli imputati che in quegli anni noi interrogavamo, che la stragrande maggioranza è appartenente a Cosa Nostra, e quindi con tutto quello che ciò comporta, anche dal tipo di atteggiamento, tolta l'ipotesi dei pentiti ovviamente, nei confronti del giudice, Tognoli era un po' diverso, perché era estraneo a quel tipo di atteggiamento. Normalmente quando si chiedeva qualche appartenente a Cosa Nostra era più una formalità e sempre tale si rivelava, perché la risposta era sempre categorica, negativa. Sì, io cioè, però facevo riferimento a domande che poi venivano verbalizzate una relativa risposta. Quindi ho già risposto, sì, può darsi qualche volta è stato pure verbalizzato, ma insomma se ho capito il senso della sua domanda. Sì. Non c'è mai, in altre occasioni non c'è mai stato un approfondimento verbalizzato in maniera più o meno esaustiva sulle, perché tra l'altro c'era sempre un atteggiamento negativo. Quello accaduto a lei, è vero? Sì, è quello. Ovviamente per quello che ma io ho fatto letteralmente assieme a Falcone centinaia di interrogatori, ma non centinaia di latitanti, di ex latitanti, questo è il punto. Senta, dottore Iola, lei ricorda se successivamente quello stesso anno, nell'estate 89, il dottor Contrada chiese un incontro con lei e col dottore Falcone? Sì, io ricordo perfettamente che il dottor Contrada mi chiese un incontro che non ho avuto nessuna difficoltà, che si svolse nella mia stanza a Palazzo di Giustizia. E che cosa si disse? Lo spunto era un articolo che era uscito su un settimanale, d'altra parte. Fu nell'estate, certo, era uscito un articolo sull'Espresso che riferiva di questa vicenda Tognoli, cioè nel senso che Contrada avrebbe avvertito, il Contrada era molto preoccupato di questo, chiese di parlarmi e naturalmente io non potei che dirgli quello che dal verbale, che ancora non avevamo e non so se mai è arrivato il risultato, cioè a dire, mi ricordo che era, come il dottor Contrada ricorderà,
che lo tranquillizzava dicendo non risulta nulla a suo carico, è stata verbalizzata, anzi addirittura un altro nome, dal verbale risulta un altro nome, quindi stia tranquillo perché giustamente era agitato. E poi so che ha parlato anche con il dottor Falcone, che credo, non so, che gli ha detto più o meno la stessa cosa. Senta, lei quando è che ha iniziato la sua attività alla Procura di Palermo? A Procura di Palermo sono arrivato nel fine settembre 81. E ha conosciuto, lei aveva avuto modo di conoscere il dottore Contrada? Io conoscevo il dottore Contrada, ma non per ragioni di ufficio. Io prima ero pretore a Mussomeli, tra l'altro. Quindi neanche facevo il magistrato a Palermo, poi lo conoscevo per siamo amici comuni, se non ricordo bene, insomma conoscevo, mi era nota la persona. E poi in seguito ha avuto modo di lavorare con indagini coordinate da dottore Contrada? No, indagini mai, perché le nostre storie professionali non coincidono, nel senso che io cominciai a occuparmi, e un ricordo molto preciso in questo, che è chiaro, difficile lo possa dimenticare. Nell'estate 82, nel luglio 82, cominciai a occuparmi di indagini sulla mafia, quando giunse in procura il rapporto, un rapportone fatto da Carabinieri e Polizia che riguardava la strage al Circonvallazione. Quindi quello è l'inizio della, insomma, di questa sorta di specializzazione, diciamo, che poi mi ha accompagnato per tutti gli anni che ho passato in procura. Che succede? Poco tempo dopo, a settembre, come tutti noi, il 6 settembre c'è la strage dalla Chiesa. E nel giro di poco tempo si vara la legge del Rognonatore, si istituisce l'alto commissario e il dottor Contrada va a fare il capo di gabinetto dell'alto commissario. Quindi non ha più veste di ufficiale di polizia giudiziaria, quindi non solo non è capitato, ma non è che non è capitato per una mia scelta, non aveva funzione di polizia giudiziaria, faceva, e poi passava ai servizi addirittura. Quindi non ho mai avuto un rapporto, diciamo, di lavoro con il dottore Contrada, cioè un'indagine delegata al dottore Contrada, ma ripeto, perché il dottore Contrada non faceva più. Nel momento in cui cominciava a farlo io non facevo più investigativa di polizia giudiziaria. Sì. Senta, e in quel periodo, cioè nel periodo in cui lei cominciò ad occuparsi di indagini di mafia e quindi collaborò con il giudice Falcone, eccetera, il dottore Falcone le ha mai parlato, dottore Contrada? Prima, dico, della cosiddetta vicenda Tognoli. Prima della rogatoria? Sì. Sì. E poi ho scoperto leggendo i giornali. Una frase che non dimentico, la disse in siciliano: a cura a Contrada mi disse un giorno, e gli chiesi, ma a cura a Contrada, null'altro, perché disse, ma perché mi dici, devo dire la verità, non mi disse perché Contrada ha fatto questo, perché Contrada ha fatto quell'altro, mi disse a cura a Contrada. D'altra parte, né Giovanni avvertì due vicende. Cioè, commentammo, lui me le raccontò. Praticamente, una non ricordo se fu antecedente, ma credo tutte e due successive a questo discorso. Antecedente a che discorso? Al discorso a cura Contrada. Una riguarda un'intercettazione telefonica sull'utenza dei Salvo, per cui Salvo avrebbe ha telefonato sia al colonnello Pellegrini dei Carabinieri, sia a Contrada chiedendo un colloquio. Falcone mi raccontò che mentre Pellegrino era andato subito a Falcone ad avvertirlo, Contrada non c'era andato. Senza ulteriori commenti, così mi disse. E poi c'è l'episodio dell'interrogatorio di Buscetta. Quello me ne parlò un attimo con più dettaglio. Nel senso che la verbalizzazione di Buscetta, come è noto certamente a questo tribunale anche, è una verbalizzazione monumentale. E ci sono due vicende che invece furono verbalizzate a parte. Io ne ricordo due. Una è la vicenda del colpo di Stato, che poi venne fuori dal maxi processo, che non fu inserito nella verbalizzazione, ho fatto un verbale a parte. E poi un'altra, della quale mi parlò Giovanni, perché aveva assunto Giovanni il verbale. E sicuramente questo avvenne verso la fine dell'interrogatorio di Buscetta, 84 sto parlando, perché dunque il mandato di cattura fu emesso il 29 settembre, l'interrogatorio di Buscetta si è esaurito nel mese di settembre, adesso non so bene in che giorno. In quel periodo lì Buscetta fa un accenno al dottore Contrada e Falcone verbalizza a parte questa, vista la delicatezza. Poi
un ricordo adesso precisissimo, non ce l'ho, però questa storia poi è stata archiviata sicuramente, non so, ma fu tenuta opportunamente, a mio giudizio, se posso esprimere una valutazione, fuori da un verbale che riguardava Cosa Nostra, insomma, riguardava la struttura, i protagonisti delle vicende, cioè, questa cosa invece riguardava un funzionario di elevato grado dello Stato, era anche, credo, tanto è vero che fu archiviata, una propalazione non particolarmente ricca di contenuti, perché altrimenti non sarebbe stata archiviata, evidentemente, e quindi io credo che sia nella cautela che in questi casi poi Falcone aveva, conosciamo tutti, insomma, comunque io sto prendendo il testimone, sto registrando, una grande cautela, una grande sensibilità istituzionale, diciamo. Quindi chiaramente la avvertì anche in quell'occasione e me ne parlò di questa esigenza che aveva avuto di verbalizzare a parte, avendo la mia approvazione, ma senza entrare, forse mi accennò pure cosa disse Buscetta, non me lo ricordo neanche bene, ma non era una cosa, però nella sua, come dire, nel suo non fidarsi di contare, questi episodi certamente avevano avuto un loro ruolo, non so se determinante o se arricchivano, perché ripeto, nel dettaglio non abbiamo mai parlato, ma certamente un ruolo hanno avuto. Poi ho scoperto, per esempio, che adesso, seguendo anche le vicende di questo processo attraverso i giornali, che ho visto che a molte altre persone Giovanni aveva manifestato questa sua... Vabbè, non interessa, cerco di rispondere alle domande. Credo che... la lettura dei giornali. Io credo... Beh, è un'anomalia di questo processo, purtroppo è così. Realtà, beh, senta, e quindi dall'interrogatorio di Buscetta le fece riferimento dicendo che Buscetta che cosa... Nella sostanza chi aveva... Buscetta, io non l'ho mai letto quel verbale, nella sostanza c'era un collegamento tra il dottore Contrada e Ricco Bono, questo che io ricordo, ma ripeto, non in termini tali, perché visto poi l'esito che ha avuto l'indagine è chiaro che non erano termini. Lei ricorda se il dottore Falcone per caso disse anche se aveva fatto questo interrogatorio assieme ad altri? Presidente, non ho capito. Se c'erano altri magistrati che avevano partecipato a questo interrogatorio. Se no. Il dottore Falcone glielo disse. No, francamente no. Penso, dico, posso. No, assolutamente se, non ne parlammo. Ci poteva essere forse Geraci, che è il pubblico ministero che ha assistito. Se era presente. Non c'era il dottore Geraci. Se era presente il dottore Caponnetto, glielo disse. Quel verbale l'abbiamo acquisito. Sì. No. Lei quindi non so neanche se il dottore posso... Caponnetto ne ebbe mai modo di parlare. No. Io ricordo un giorno che Giovanni mi... Un giorno in quel periodo, insomma, adesso non so bene se l'indomani, non credo l'indomani, insomma, in quel periodo lì, e quindi abbastanza lontano nel tempo, parliamo di 10 anni fa, lui mi disse proprio che aveva ritenuto opportuno fare questa verbalizzazione, diciamo, quindi, a parte. Col dottore Falcone solo le parlò di questo verbale? Sì. Col dottore Caponnetto non ebbe mai modo di parlare? No. Io posso tranquillamente affermare che del dottor Contrada non ho mai parlato col dottor Caponnetto. Né il dottor Caponnetto? Né con altri, devo dire, solo con Falcone. Ok. Senta, ma non ho ben capito la successione temporale di questi colloqui. Cioè, sono 3 colloqui distinti e separati, quelli da lei avuti col dottore Falcone. Uno relativo alla dichiarazione di Buscetta. Sul dottor Contrada? Sì. Uno relativo alla telefonata di Nino Salvo. Sì. E uno è diverso quello relativo, quello quando il dottor Falcone disse a cura a Contrada? Sì, quello è autonomo sicuramente. Temporalmente secondo me o è antecedente a tutti e due gli episodi o si inserisce tra l'uno e l'altro. Ma sicuramente parliamo di quel torno di tempo, cioè non dell'88 rispetto alla, o dell'inizio 89 rispetto alla commissione erogatoria, è un discorso molto più vecchio, 83-84 adesso, sicuramente prima del maxi processo, che iniziò, come tutti sappiamo, nel febbraio 86, sicuramente antecedente, cioè la fase istruttoria era. Per esempio, se può aiutare il suo ricordo, ricorda se quando il dottore Falcone le disse questa frase, cura Contrada, il dottore Contrada... era ancora, prestava servizio ancora a Palermo ovvero prestava servizio a Roma? Credo che fosse ancora l'alto commissariato. Beh, questo si può ricostruire in base alle date. Non ricordo quando il dottore Contrada è passato a Roma ai servizi. Ricordo che certamente dall'istituzione dell'alto commissariato per un certo periodo, non breve, era capo di gabinetto dell'alto commissario. Questi colloqui sono sicuramente tra 83 e 84. Esatto. Quindi se il dottore Contrada prestava servizio a Palermo si ricostruisce, io non lo ricordo perfettamente. Penso di sì, ma non lo ricordo perfettamente. Io
In relazione a questa telefonata, Salvo Contrada, quindi il dottore Falcone le evidenziò queste due condotte, ma non espresse alcuna valutazione in modo... No, non espresse alcuna valutazione, però la ragione per cui non lo raccontava e sottolineava la differenza di comportamento era, diciamo, quello è venuto, il contrario non è venuto. Basta. E che le ricordi glielo disse poco o molto tempo dopo rispetto all'intercettazione telefonica? Dal mio ricordo non nell'immediatezza, ma non molto tempo dopo. Senta, un'altra cosa. Cioè, voglio dire, perché il mio ricordo non è che... siccome fu un accenno fatto nella sua stanza a Palazzo di Giustizia un pomeriggio, io normalmente avevo l'abitudine verso le 7:30-8 di sera di passare comunque sempre alla stanza di Falcone, a prescindere dalle esigenze del lavoro o meno, e quindi era quella la sede in cui spesso avevamo delle conversazioni anche extra lavoro, naturalmente di altri argomenti, ma anche di lavoro ovviamente. Quindi io non ricordo che lui per esempio dice: guarda questo verbale, guarda. No, lui fece un cenno, non so su quale spunto uscì fuori il nome di Contrada, e come di una cosa acquisita che io non conoscevo, questa intercettazione non la sapevo, e mi disse: ma non c'aveva l'atto, cioè non ho la sensazione ora ricostruendo che fosse una cosa a caso. C'era stato uno spunto e me l'ha detto, ma così, senza neanche poi soffermarsi molto a lungo sulla cosa, la inseriva in quel discorso a cui la Contrada. Senta, una precisazione, lei ha fatto cenno a quell'incontro, quel colloquio che lei ebbe nell'estate 89 col dottore Contrada relativo all'articolo sui giornali, e poi un colloquio con il dottore Falcone. Non ho capito bene se fu un colloquio a tre o il dottore Contrada ebbe un colloquio separato con lei. Con non credo che il dottore Contrada venne a parlare prima con me nel suo ufficio, diceva sì, lei. Sì. E poi parlo con Falcone. Lei questo l'ha presa poi dal dottore Falcone? Io ho telefonato a Falcone dicendo: guarda, è venuto Contrada perché c'è questo articolo sul giornale, qualche gli ho detto soltanto quello che risulta agli altri, non c'era motivo di dire altro. E lui mi si provò, e da quello che ho capito mi farò la stessa cosa io, con lui io non ero presente, quindi il dottore Contrada lo può dire lui se Falcone disse la stessa cosa che ho detto io. Va bene, pubblico ministero per il momento ha concluso. Va bene, vogliono cominciare la difesa? Io desidererei tornare un attimino indietro e vorrei chiedere, per cercare di capire meglio, in ordine allo svolgimento, onorevole Ayala, dei due interrogatori. Svizzera. In Svizzera. Per intenderci, quello svizzero e quello italiano, al pomeriggio. Le chiedo, nell'interrogatorio reso dal Tognoli all'autorità svizzera il 3 febbraio 89, fu dato atto della presenza all'interrogatorio stesso dell'ufficio giudiziario italiano? Non lo verbalizzavo io, non lo so. Ma lei ricorda? Devo supporre di sì, perché certamente c'era anche l'avvocato presente, non era una partecipazione, diciamo, era assolutamente alla luce del sole. Devo supporre che la collega l'ha verbalizzato, ma non lo so. Lei non ricorda di avere sottoscritto un verbale? No. Non lo ricorda o non lo ha sottoscritto? No, non ricordo se l'ho sottoscritto o meno. No, non lo ricordo. Un'ipotesi verosimile potrebbe essere quella che, siccome, come giustamente anche lei ricordava, il verbale riguarda l'autorità giudiziaria elvetica, può darsi che, cioè la nostra firma in ogni caso ritengo sarebbe stata superflua, può darsi che però abbia dato atto che eravamo presenti anche noi. Ma io di aver messo una firma, poi francamente una firma di 5 anni fa, non me la ricordo. No, per carità. In ordine alla casualità della fuga del Tognoli, alla non casualità della fuga del Tognoli, io vorrei capire se di questo argomento ne parlarono in epilogo all'interrogatorio reso
all'autorità svizzera? O se no, in quale occasione, in quale momento? Cioè, mi scusa, per epilogo lei intende all'interrogatorio esaurito, diciamo? Certamente. Sì, sì, ma il mio ricordo è perfetto, super chiaro. E poi l'ho anche descritto prima, quello che è il mio ricordo, ma credo che sia assolutamente fondato. Sì, e se ne parlò casualmente o su domanda specifica? Cioè, era stato chiuso l'interrogatorio? Era stato chiuso l'interrogatorio e se ne parlò discorsivamente? Allora, se devo ripetere lo faccio con piacere, sono assolutamente. No, io vorrei che puntualizzasse, perché probabilmente devo fare anche qualche contestazione. Nel contrasame di ripetere le stesse domande. Io non ho nessuna difficoltà. Che sono state fatte al test in sede di esame, è una tendenza che io disapprovo. Signor Presidente, siccome è stato abbastanza lungo, per cui il testo io deve ripetere due volte, tre volte le stesse, sì, cose. Allora io passo la direttamente. Del contrasame non è questo. Io passo direttamente a fare una contestazione, così ex abrupto, e vediamo quello che ne viene fuori. E allora, in relazione a quanto dichiarato dal test, faccio presente che in data 18 marzo 93, assunto in esame dal pubblico ministero presso il Tribunale di Caltanissetta, il test ha dichiarato, trascuro quello che non interessa, in quell'occasione il collega mi fece presente che era opportuno andare a interrogarlo in tempi brevissimi, dottor Falcone, interrogarlo in tempi brevissimi, Tognoli. Ciò avvenne la prima volta nel febbraio 89. In questa prima occasione ricordo che l'ultima domanda che Falcone pose al Tognoli fu quella di conoscere l'origine della latitanza e se questa fosse stata originata da uno specifico avvertimento da parte di funzionari della Polizia Giudiziaria o della magistratura. A me pare di poter rilevare che l'ultima domanda fatta nel corso dell'interrogatorio italiano, così è verbalizzato. Così si siccome si stava parlando di quello svizzero, e che è avvenuto la mattina. Un minuto, signor Presidente, e che sarebbe, questa circostanza sarebbe venuta fuori in epilogo all'interrogatorio svizzero, mi pare di aver capito. È un colloquio quello, è un colloquio. Posso? E per questo? No, credo che lo posso chiarire. Separate. Avvocato mio, credo che l'unica cosa impropria, diciamo, parte, c'è qualche improprietà qui? No, è la domanda, cioè, voglio dire, perché leggendo mi rendo conto che quando c'è l'ultima domanda uno pensa a verbale aperto. Il mio riferimento non è formalistico, è l'ultima cosa che Falcone disse, glielo chiese nella forma in cui ho detto. Non c'è il collegamento col verbale, leggendo e non essendo stato presente. Noi stiamo parlando, noi stiamo parlando dell'interrogatorio svizzero. Sì, 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 io di quello pure sto parlando. No, Presidente. No, si sta parlando della testimonianza presa dal dottore Iala a Caltanissetta. Sì, certo. Sì, ma con riferimento all'interrogatorio svizzero. Sì, all'interrogatorio svizzero. E nel corso dell'interrogatorio svizzero non si parlò di questo. Io ho detto l'ultima domanda, voglio dire la stessa cosa che ho detto oggi ovviamente, perché altro non potevo dire né allora né oggi, cioè l'ultima cosa, a fine mattinata, a fine... Questa parte si riferisce all'interrogatorio italiano, questa parte che sta... Presidente, siccome noi l'interrogatorio italiano del 3 febbraio non l'abbiamo letto... Siccome nell'interrogatorio italiano che alla fine dice che mi riservo, c'è una domanda verbalizzata, esatto, e dice mi riservo... Nel 3 febbraio, certo. Di cui noi non abbiamo copia, però, ovviamente. Non lo so questo. Lei ha ragione, avvocato, perché da non... è un momento però, di confusione. L'ho già... Sì, mi rendo conto. Ma se posso... Chiaro. Sì, per carità. Dall'affermazione dell'avvocato Milio c'è un momento di confusione. Il pubblico ministero intende rilevare che effettivamente nella verbalizzazione effettuata dal pubblico ministero di Caltanissetta sulla dichiarazione del dottor Ayala si è creata la confusione a cui ha fatto riferimento l'avvocato. Infatti, mentre dalla lettura del passo che ha fatto l'avvocato Milo si desume in maniera univoca che si fa riferimento alla rogatoria espletata nel pomeriggio, infatti si dice ciò avvenne la prima volta, eccetera, eccetera, non, e quindi si fa riferimento alla domanda a chiusura di verbale verbalizzata, subito dopo il periodo successivo che è stato verbalizzato dal PM Caltanissetta qual è? È il periodo da cui si desume la confusione.
Ricordo che alla fine dell'interrogatorio, dopo la chiusura del verbale, Giovanni Falcone si avvicinò al Tognoli con il quale scambiò eccetera eccetera. Quindi, come giustamente evidenziato dalla difesa, in quel verbale il verbalizzante ha creato confusione tra ciò che accade la mattina del 3 febbraio, cioè l'interrogatorio reso da Tognoli all'autorità svizzera in presenza dei giudici italiani, e quello che avvenne il pomeriggio, interrogatorio in sede di rogatoria. Quindi la confusione a cui faceva riferimento l'avvocato è reale, è oggettiva, in quanto la verbalizzazione con, diciamo, da atto di una sovrapposizione, sì, esatto, di ricordo. Ecco, il tribunale non lo poteva, quindi è giusto. Però il tribunale questa confusione non l'aveva, sì, sì, no, perché io non dico, conosceva queste parti. Per rendere giustizia alla evidenziazione della difesa, perché effettivamente quella verbalizzazione crea una commistione di una, dei due interrogatori. Sì, esatto. Quindi se il test può chiarire, sì, no, che già lo ha fatto stamattina, sì, sì, la richiarisca allora. Sì, no, io devo dire la verità, non, forse avrei fatto bene a rileggere il verbale, l'ho firmato senza rileggere. Con questa lettura c'è per una contrazione. Scusi, per completezza per il tribunale, perché abbia una visione chiara, in queste dichiarazioni a Caltanissetta si parla soltanto dell'interrogatorio del pomeriggio del 3 febbraio, cioè rogatoria 3 febbraio e rogatoria maggio. Quindi l'individuazione di questo terzo momento non fu focalizzata in quella sede. Ecco perché il test è giusto. Comunque, in sintesi, adesso ve l'ho già detto, il problema la, diciamo, la consecuzione in questi termini, l'interrogatorio della mattina, come è chiaro, è un interrogatorio che riguarda la dottoressa Carla Laponte in quanto autorità giudiziaria svizzera. Questo, se il test mi consente, l'avevo capito anch'io, soltanto che siccome il riscontro, la verbalizzazione con cose assolutamente antitetiche con quelle dal test riferite stamattina, volevo vedere dove sta la verità. Beh, la verità sta in quello che dico. Il senso della mia contestazione è questo, per cercare di puntualizzare. No. Infatti io, siccome mi rendo conto di questa sua esigenza, che trovo più che legittima, sto ricostruendo sinteticamente come sono andati a fare. Al di là di una verbalizzazione che li contiene, ma li contrae, quindi chi, come lei, non era presente, evidentemente, dice, ma un momento. E quindi lo chiarisco subito. Alla fine dell'interrogatorio della mattina c'è questa, all'interrogatorio chiuso, al verbale chiuso, c'è questa domanda, insomma, adesso non scendiamo nel dettaglio, fatta da Falcone a Tognoli, che attiene alla originale. C'è questa risposta più, diciamo, affidata a un'espressione che non a parole da parte di Tognoli, che però è inequivoca, nel senso, non fu casuale. C'è l'avvicinamento poi di Falcone a Tognoli con il colloquio, nel quale si inserisce poi la dottoressa Dal Ponte. Parlano in tre. Nel pomeriggio, verbale ufficiale di iniziale di commissione rogatoria, c'è una verbalizzazione finale della domanda avente ad oggetto l'origine della latitanza. È verbalizzata, sicuramente lei non l'ha letto, io non l'ho letto nemmeno, tra l'altro, devo dire, ma comunque lo ricordo perfettamente, è verbalizzata, lo so, ma alla fine di quell'interrogazione è l'ultima domanda, non la prima, no, io sono abbastanza sicuro di questo. Tognoli risponde in maniera, l'abbiamo già ricordato, sostanzialmente, non che non negava la non casualità, ma non dava, e si riserva, e lì si chiude il verbale. Mi ricordo è questo, certo, se avessimo il verbale non sarebbe molto meglio, ma purtroppo non c'è, c'è un meccanismo, il tribunale certamente conosce queste cose, c'è un meccanismo ipergarantista in Svizzera, per cui l'imputato può fare ricorso contro la trasmissione di atti, ricorso contro la richiesta di un atto di assistenza giudiziaria, ricorso contro una richiesta di estradizione, sono tempi molto lunghi e come dire, quindi questa forse è la ragione per cui questo verbale non è mai arrivato. Certamente. Finché io ho fatto il sostituto procuratore della Repubblica a Palermo, io penso che se fosse arrivato ne sarei stato informato. E non sono mai stato. Il verbale ce l'hanno loro, non l'avete il verbale di Tognoli? No. Sì, no. Del 3 febbraio no, signor Presidente. Abbiamo il secondo. No, il secondo è attinente specificamente alla legge, certo, io parlo del primo. Qua, il primo noi non l'abbiamo. Sì, sì, ma io a questo primo. Dico, non l'abbiamo nel processo. Io mi riferivo a questo primo, avvocato. Esatto. Che è quello che in relazione al quale lei ha detto non lo conosciamo. Cioè. E allora? Va bene. Quindi poi siete andati a colazione e non avete toccato l'argomento. La sera, quando eravate a cena, avete parlato di questo argomento. Davanti alle perplessità o all'allarme, lei chiese ulteriori specificazioni
al dottor... No, non chiesi nulla perché il discorso tra i due, poi mi inserii anche io, era tale, era chiaramente riferito al contenuto del colloquio con Tognoli e al fatto che Falcone, questo lo ricordo con esattezza perché fu oggetto di una domanda da Dal Ponte, ma come mai ti è venuto in mente questo nome? Falcone disse, lo so io, l'ho fatto e quello l'ha confermato. Quindi parliamo sempre di un colloquio a cui io non avevo assistito, ovviamente, certo. Ma qui del quale parlo assieme ai due che avevano assistito. Quindi i quali ne parlavano senza riserve, senza, cioè parlavano molto chiaramente. Quindi non avevo, come dire, che altro chiedere, perché poi non c'era altro contenuto, c'era questa domanda di Falcone fatta a Tognoli con l'indicazione di un nome e la risposta affermativa di Tognoli. Che altro devo dire? Sì. La certezza dimostrata nella identificazione del funzionario in persona del dottor Bruno Contrada, da che cosa derivava? La certezza manifestata su dire dal dottor Falcone. Da quello che ho sentito io, dalla risposta affermativa di Tognoli alla domanda, è stato contrario. Sempre, ripeto, mi riferisco al colloquio della sera, ovviamente, a cena. Certo. Sì, certo. Era in termini di certezza. Di tutti e due, non solo Falcone, anche da Dal Ponte. Anche da Dal Ponte. Sì. E lei non fu spinto a chiedere ulteriori particolari, non chiese ulteriori particolari. Avvocato, mi scusi adesso, per carità, non voglio invertire il ruolo. Me lo suggerisce lei un particolare da chiedere? No, non fa. Ma si limiti a rispondere. No, no, voglio dire, non potessi che a lei legittimamente le viene. A me non è venuto. A me viene. Evitiamo gli spunti polemici. No, evitiamo gli spunti polemici. Sì, però si limiti a rispondere, a fare il test, non il magistrato o il parlamento. Devo imparare. Onorevole. Sì, l'avevo già detto. La mia domanda era finalizzata a cercare di capire quali erano i fondamenti della certezza. Se lei domandò perché sei certo, quali sono i fatti che ti... Signor Presidente, già risposto a questa domanda. Ma rispondo ancora, non ho nessuna difficoltà. Rispondo ulteriormente. I due che avevano assistito al colloquio si trasmettevano un commento del colloquio, del contenuto del colloquio, che era in termini di certezza. Sì. Io non l'ho assistito, quindi non posso dire. Lei ricorda in che termine è stato verbalizzato, proprio i termini precisi e con i quali è stato verbalizzato questa circostanza? Il 3 febbraio 89? Alla fine dell'interrogatorio di commissione rogatoria. Quando fu? Certo. Sì, fu verbalizzato nel senso... Nel senso? Si chiedeva all'imputato se la sua latitanza avesse avuto un'origine casuale o se piuttosto cose di questo genere, non lo ricordo, ma sarebbe stato. Il contenuto della domanda era chiaro. Lei è stato avvertito o no? Esatto. Ecco, lui parlò di informazioni che lei sappia, riferì di informazioni avute a livello di polizia. La risposta verbalizzata da Tognoli è tale sì. Da non escludere affatto che era stato avvertito, ma da non dare particolari. E quindi non indicare soprattutto l'autore dell'avvertimento, ma sì. Ognuno non risponde, cioè non c'è la verbalizzazione, la mia latitanza ha avuto un'origine casuale, questo non c'è. Esatto. E a seguito di questa risposta inquietante, l'ufficio quali iniziative prese? Nessuna. Nessuna. Non operò indagini, non delegò indagini, non iniziò indagini? Non è stato, che mi risulti, non è stato fatto nulla, anche perché a fine rogatoria con Falcone rimanemmo d'accordo di aspettare il verbale. Arrivato il verbale poi vediamo che fare. E nel frattempo, vista la grande delicatezza della cosa e vista la sua, diciamo... siccome c'era la seconda a venire... La seconda c'era già a venire? Sì, fu concordata, la data mancava, fu concordata con la Dal Ponte la necessità che noi tornassimo per l'avevo detto anche questo prima, per sperando che Tognoli si decidesse a verbalizzare, mentre quella prima verbalizzazione, come l'ho detto, ma non ho nessuna difficoltà a ripetere, è una verbalizzazione, diciamo, vaga, nel senso che certamente non nega la non causalità, ma non aggiunge nessun particolare. Quindi sulla prima verbalizzazione non aspettiamo la seconda, non c'è nessuna iniziativa da prendere. D'accordo, ma dico la fissazione della seconda rogatoria certamente sarà avvenuta dopo la chiusura del primo verbale, della prima, sì, presumo. Io chiedevo un'altra cosa. È stato verbalizzato che il Tognoli
non dava seguito alla domanda, non rispondeva alla domanda per qualche particolare motivo? È stato dato atto a verbale dei motivi, diciamo, per i quali Tognoli si rifiutava di fare il nome in quel momento? No, noi abbiamo verbalizzato quello che ha detto Tognoli. Tognoli ha detto che alla domanda formulata nella maniera che abbiamo ricordato, che si riservava in un secondo tempo, aveva bisogno di tempo di riflettere, si riservava in un secondo tempo di indicare specificamente. Sì. È verbalizzato così. Sì. Quindi non c'era nessuna iniziativa da prendere, no, c'era un'iniziativa da prendere, che era quella di tornare a interrogarlo sperando il verbalizzato. Certo, ex posti, certamente. Riservava in un secondo tempo, aveva bisogno di tempo di riflettere, si riservava in un secondo tempo di indicare specificamente. Sì. È verbalizzato così. Sì. Quindi non c'era nessuna iniziativa da prendere, no, c'era un'iniziativa da prendere, che era quella di tornare a interrogarlo sperando il verbalizzato. Certo, ex posti, certamente. Ma a seguito di questa rivelazione, l'ufficio informò del non iniziò delle indagini, mi pare di capire, ma informò i superiori del dottor Contrada delle remore, delle riserve sul soggetto? Io certamente non l'ho fatto. Se l'abbia fatto il dottore Falcone non lo so, ma comunque non mi risulta. Ma non l'ha fatto perché non riteneva ce ne fossero gli estremi o per dimenticanza? Ma diciamo in questa prima fase non l'ho fatto perché intanto, siccome si pensava che nel secondo verbale sarebbe diventata una circostanza verbalizzata, quindi ufficiale, il che era ovviamente, se è vera, sempre era l'ipotesi migliore, si intende. Successivamente al secondo verbale, invece, quando la risposta come dire, è di tenore diverso, fa riferimento a circostanze che comunque non riguardano il dottor Contrada, in relazione al quale c'è quell'accenno che ricordavo prima, ma basta. E lì, questa seconda volta, con Falcone l'abbiamo la sera commentato, la sera sto tornando, adesso non ricordo, e abbiamo pensato che la cosa migliore da fare era tenere la massima riservatezza su questa cosa, già vedendo, poi vedremo voi che cosa fare. E così. Che succede? Perché poi stiamo ricostruendo fatti. Questo ovviamente io sto testimoniando su quello che mi riguarda personalmente, si intende ovviamente. Certamente. Se poi Falcone, per esempio, ha fatto una telefonata, non so a chi, o ha chiesto, non lo so, non me l'ha detto, quindi non lo posso escludere. Non lo so, ma non lo so. Io rispondo di me. Questo secondo verbale, come abbiamo ricordato più volte, è dei primi di maggio. Quell'anno, io poco tempo dopo, una decina di giorni, sono andato negli Stati Uniti, dove sono stato circa un mese per un lungo viaggio, ospite del governo americano. Quando sono tornato da questo viaggio, appena arrivato in ufficio, la prima cosa che ho appreso dal dottor Giammanco è stato l'arrivo del noto anonimo. Del noto anonimo. Ah, sì. Che arriva mentre io sono ancora in America e quindi appena torno, giustamente ne vengo informato perché riguardava in maniera anche, devo dire, inquietante anche me. Quell'anonimo suscitò in me una grande preoccupazione, perché a Giammanco, finalmente parliamo di una persona che è vivente, che può dare riscontro a quello che dico, disse a Giammanco che lo ritenevo di grande pericolosità quell'anonimo, per una semplice ragione, perché il suo contenuto era tale per cui era da escludere che fosse stato scritto alla mafia. Possa essere stato non scritto alla mafia, scusa, perché non mi giuro. Che potesse provenire da ambienti mafiosi, perché disponeva una serie di informazioni. Era un anonimo, certamente, che veniva da dentro. Non mi riferivo ovviamente soltanto al Palazzo di Giustizia, questo è chiaro. E quindi la ritenne una cosa, come poi alcuni fatti confermano, estremamente pericolosa. Tanto è vero che disse a Giammanco e poi disse a Falcone che di lì a qualche tempo ci sarebbe successa qualche cosa di grave. Ricordo di è prodromica qualche cosa. E invitai Giammanco ad andare dal procuratore generale e a occuparsi di farsi una scorta, perché lui non era scortato come noi. Pochi giorni dopo, credo la settimana dopo, c'era l'attentato alla Bauer, che ahimè per fortuna quello è andato male, da conferma a questi miei timori, quindi è uno stato di grande preoccupazione. Perché il collegamento temporale ci induceva a pensare che non fosse del tutto, cioè che non ci fosse un legame tra l'anonimo e la domanda non era questa. No, io arrivo a spiegare perché
Dopodiché c'è la vicenda nota a tutti, che mi ha riguardato in maniera certamente non simpatica, d'accordo, per cui francamente per tutta questa serie di eventi la mia preoccupazione in quel momento è Giuseppe Ayala. Francamente è stato il dottor Contrada. Poi d'altra parte c'era Falcone, insomma, voglio dire, non è che non ci ho pensato, francamente, coinvolto tutti questi eventi. E poi c'era questo discorso della durata verbale per avere invece l'atto formale, in relazione al quale poi magari decidere che fare. Perfetto, però questo atto concreto arriva il 5 maggio, l'8 maggio 89. L'8 maggio 89 l'atto concreto lo avete in macchina, l'ufficio in mano, l'ufficio ce l'ha in mano. C'è l'interrogatorio seconda rogatoria. Ha presente? Io non ricordo. Arriva in maniera... No, non sono stato chiaro, avvocato. La commissione rogatoria e il verbale della commissione rogatoria rimane all'autorità richiesta. Sì, sì, non è questo il problema. No, è il problema invece. In relazione alla domanda, non sarà questo il problema, lo valuti lei. In relazione alla mia risposta invece ha un significato. Era un traslato mio, lo so che rimane alla commissione rogatoria. Io dico, è stato assunto direttamente e sì. Il Tognoli ha parlato, ha fatto il nome del dottor Contrada, indicandone le circostanze. Dico, l'avete in mano, l'ufficio l'aveva in mano. Non materialmente, ma l'aveva ascoltato, tant'è vero che l'ha sottoscritto il... No, ma per la parte che riguarda Contrada, verbalizzata, questo voglio non capire. C'è nessuna indagine da fare, perché non ha detto altro che di avere conosciuto casualmente il dottor Contrada negli stabilimenti ISO. Che indagine si deve fare? Oh, e a seguito di questa, precisazione, chiamiamola così, del Tognoli, i termini di certezza accusatoria nei confronti del dottor Contrada vennero meno al vostro ufficio o no? I temi riferiti al colloquio, chiaramente, e beh, se aspettiamo l'interrogatorio per fare il secondo, facciamo il secondo, mettiamolo in correlazione. Credevo di averlo già detto quando dicevo che Falcone restò molto male del contenuto della verbalizzazione rispetto al colloquio riservato di cui più volte abbiamo parlato, e non mi risulta affatto che Falcone abbia modificato la sua opinione, che in quel momento era di credere all'indicazione di Tognoli informale. Comunque non me l'ha mai detto. Questo interrogatorio è dell'8 maggio, il secondo, sì. La seconda rogatoria. Mi pare che quelle preoccupazioni che lei ha ricordato in questo momento, mi pare di ricordare che sono successive, nascono dopo. Sì, lo ricordo, poi che lo ricordo no, pochi giorni dopo vado in America, sto un no, mese se in America. Se dicessimo le date... Ma che cosa vuole sapere? Ma guardi, che ha risposto. Una data gliela posso dare, ritornato agli Stati Uniti... Quando? Dopo che era arrivato l'anonimo. Se non ricordo male, l'anonimo è arrivato l'8-9 giugno e io sono arrivato dopo l'8-9 giugno. Perfettamente, io volevo farle presente questo, che questa circostanza che lei assume di non avere coltivato in quanto preso da altre preoccupazioni, ma quelle altre preoccupazioni arrivano un mese dopo, questo voglio dire. Ma io per un mese sono in America, non hanno fatto, va bene. No, ma in ogni caso, ripeto, scusi, forse non ci capiamo. Prendo atto. Per soddisfare al meglio la sua domanda, se lei si riferisce al contenuto del verbale, non c'era nulla da fare nel confronto del dottor Contrada, perché nessuna verbalizzata, non c'è nessuno spunto di indagine. Per vedere se era vero che il dottor Contrada aveva un giorno, casualmente, negli stabilimenti dell'ISO conosciuto il signor Tognoli. Dopo è scontato che è vero. E il riferimento sempre al contenuto di quel colloquio. Esatto, se avete quindi fatto formalmente non c'era niente. Il contenuto del colloquio era il contenuto che era stato superato da questa verbalizzazione. Certamente, però nei confronti di altro funzionario di polizia del tempo, di cui, se lei ricorda, il Tognoli dà delle indicazioni piuttosto precise in ordine alla frequentazione, lei di Paola. Le ricorda? Sì. E neanche in ordine a questo secondo personaggio di polizia avete fatto indagini, avete accertato io, meno. Che io sappia, che io ricordi, il cenno di Paolo è soprattutto riferito al fatto che, essendo due amici perché stati compagni di scuola, riferisce Tognoli, quello che ricordo io, Di Paola, avendo avuto contezza di una frequentazione, non so se verso l'ha visti insieme, non lo so, di una frequentazione insistita di Tognoli con Leonardo Greco, Di Paolo in due o tre occasioni l'avrebbe invitato ad evitare quella frequentazione. Sì. Questo è sostanzialmente verbalizzato. Quindi anche qui, non rilevo, non è che c'è un'ipotesi di reato a carico di Di Paolo. No, non c'è. Si indaga su ipotesi di reato, ovviamente. Certo.
E questa non è un'ipotesi di reato. Cioè, se un amico che lavora a polizia ha un amico che ha rapporti con un mafioso e lo invita a non frequentare il mafioso, beh, francamente, quello è reato. Ho capito. E se invece vi dicesse che vi erano gravi sospetti sul suo conto quale membro di associazione mafiosa? Se l'amico che si ha in polizia dicesse all'amico che ah, si ha sì, fuori sì. non ah, lo sì, frequentare sì. perché vi erano, vi sono gravi così sospetti per sì, sì. quale membro di associazione mafiosa? Io ricordo una sola volta. Mentre dell'altro funzionario di polizia quante volte se ne più volte. Più volte. Ma anche per la differenza di rapporti era chiara. Aveva... Adesso, io nel dettaglio questo verbale non me lo ricordo, ma insomma, voglio dire, il mio ricordo è del tipo che mentre incontrava fu un incontro casuale, occasionale, sì. con Di Paola c'è un vecchio rapporto. Oh, benissimo. Fece cenno a personaggi di mafia, a mafiosi. Parlò di Leonardo Greco, il Tognoli? Se ne parlò di Leonardo. Sì, e Leonardo Greco, che le risulti, a quell'epoca era, come dire, sottoposto a procedimento penale dalla procura? Nell'89, all'epoca del verbale. All'epoca della fuga, all'epoca della fuga. Nell'83? 84. La fuga è dell'84. Beh, credo che di sì, perché nella Pizza Connection c'era Leonardo Greco, sicuramente. Esatto. Sì, sicuro. Esatto. Le risulta se il Tognoli dichiarò di essere stato, sempre dal suo amico di polizia, invitato a troncare i rapporti con Leonardo Greco? Ho già detto, sì. Questo come troncare i rapporti. Forse ho detto con microfonta. Sì. Le risulta se ha dichiarato altresì, sempre il Tognoli, che le indagini che gli era stato riferito che le indagini su Leonardo Greco coinvolgevano anche la sua persona, cioè la sua, quella di Tognoli? Sì, credo che... Ma scusi, lei sta leggendo i verbali? Sì, e purtroppo si leggono, leggono dei verbali che lei dispone del verbale. Io, perché affidarsi al ricordo mio? Io sto facendo una domanda, Presidente, per mettere a conoscenza... L'ha fatto il pubblico ministero e quindi non possiamo dire. Ma questo modo di leggere dei verbali, il cui contenuto è stato rigettato dal tribunale, che il tribunale ha rigettato il contenuto. Signor Presidente, questo è un modo di... Il tribunale non vedo come possa conoscere il contenuto di quella... Poi lui ha assunto quell'esame, quindi non può rispondere su quel contenuto di quel verbale. Signor Presidente, ma io sono perfettamente d'accordo, però dico, è stato interrogato dal pubblico ministero, c'era stato un provvedimento in tal senso da parte del Tribunale della Libertà e vediamo il testo è qui presente a testimoniare. Non ho capito. C'è stato un provvedimento del Tribunale della Libertà che escludeva il... Ma ci sta il Tribunale della Libertà, quello non c'entra, non ha nessun valore. L'accusa lo lasci, non ha nessun valore il dibattimento, il provvedimento del Tribunale della Libertà. Altrimenti... Non ha nessun valore. Non ha nessun valore, per carità. Noi infatti lo sconosciamo, non ne abbiamo contezza. Ma per carità, perché non ne dobbiamo avere contezza. Perché poi lo sconoscete. Punto. Però l'accusa l'ha assunto in questi termini e su questi argomenti. Se non dobbiamo assumerlo, non lo assumiamo. Ma insomma, cerchiamo di limitare insomma, all'essenziale. Il Tognoli parlò di essere, o avete appreso, lei ha appreso all'Iunde, dalla Del Ponte, in quella occasione, sempre della prima rogatoria, che era la prima volta che il Tognoli faceva riferimento a un funzionario di polizia che l'aveva fatto scappare, oppure riferì di averlo appreso? Mostrò di saperlo la Del Ponte o no? Lo apprese in quell'occasione per la prima volta? No, credo che già, quello che io so riguarda sempre il contenuto della conversazione la sera, ovviamente. Certo. No, credo che lei lo sapesse. Non sono sotto giuramento, stavo dicendo, non ci giurerei al 100%, ma sono sotto giuramento. Credo che dal modo dal contenuto del colloquio la Del Ponte qualcosa prima la sapesse. Certamente non sapeva il nome contrario. Sì. Perché altrimenti non si spiegherebbe la domanda fatta a Falcone perché non gli ha detto contrario. Ma che sapesse qualche cosa, credo di sì. Ma che non riguardava comunque l'imputato.
cioè che riguardava informazione avuta, insomma, generica, non riferita a contratti. L'ha detto la del ponte l'altra volta, lei non c'era, ma non c'era. Cioè, voglio dire, però, per essere molto chiaro, perché mi rendo conto che è una domanda importante. Cioè, la del ponte certamente apprende dell'esistenza del dottore Contrada soltanto quando Falcone fa questo nome. Esatto. Probabilmente in precedenza, molto verosimilmente in precedenza, sapeva che l'origine della latitanza di Tognoli non era casuale, ma non, certamente non sapeva il nome del, di chi l'aveva avvertito in precedenza. Lei ha detto poc'anzi che non ha avuto modo di, diciamo, di lavorare al fianco del dottor Contrada. Dottore, mi scusi, avvocato, onorevole, se si mettono vicino al microfono perché io non sento. Sì. Dicevo, lei ha dichiarato di non essere stato, diciamo, collaborato nel, durante la sua permanenza alla Procura della Repubblica di Palermo dal dottor Contrada perché svolgeva altre mansioni. Per ragioni istituzionali? Non... Per ragioni istituzionali, sì, sì, sì. Io dico, ma malgrado questo e oltre questo, ha mai avuto motivi concreti di, e ha mai saputo di collegamenti anomali con la mafia, con la criminalità organizzata del dottor Contrada? No, tolto quello che ho già ricordato, cioè a dire, cioè a me personalmente non costa assolutamente nulla. Io dico. Le uniche cose che ho saputo sono quelle che ho già ricordato, cioè a dire, il riferimento che mi fece Giovanni Falcone, in termini generici e in termini, diciamo, più specifici, alle intercettazioni telefoniche Salvo e alla vicenda Buscetta. Sì. Ma personalmente assolutamente. Quindi non ha avuto modo di riscontrare direttamente alcuna. Lei ha avuto occasione di frequentare o di incontrare il dottor Contrada? Più volte. Ricordo, me ne ricordo in particolare una a Mondello, non sapevo in che anno, ma possiamo anche ricostruirlo, in cui io ero a Mondello. Non ricordo se era uno dei miei figli o mia moglie, non ricordo, e c'era il dottor Contrada con la sua famiglia, c'era la moglie e due figli che erano nel ristorante, mi invitò a colazione al suo tavolo, non ho avuto nessuna difficoltà a accettare l'invito a consumare un pasto assieme. Questa è la circostanza che ricordo con più esattezza, ma non escluderei che altre volte si sono potuti anche incontrare. Quello, ripeto, è mai attinente a un rapporto di lavoro, diciamo, perché per le ragioni che abbiamo ricordato, ma perché io vado a Mondello in un ristorante dove il dottore Contrada con sua moglie e suo figlio mi invita a colazione, non so in che anno è stato, ma è un ricordo, ricordo anche quell'occasione, appresi che il figlio del dottore Contrada avrebbe fatto l'avvocato, aveva intenzione di fare l'avvocato, questo in particolare che ricordo. Sì, e dico, in ordine a questi presunti collegamenti, lei non ha avuto occasione di accertare né direttamente né per averlo avuto riferito di sospetti, di perplessità, di allora, vicende. Falcone, mi disse, ripetiamo sempre la stessa. Altro no, se vuole chiarezza, altro no. Cioè non c'è stato un altro che mi ha detto, sai, Contrada se la intende con mafiosi. No, nessuno, onestamente. Ma né io personalmente ho avuto percezione di qualcosa quantomeno di equivoco. No. Le risulta di essere stato anche presente col dottor Contrada e con altri, e con chi? A un matrimonio di amici vostri comuni? In tempi relativamente recenti. Il matrimonio non me lo ricordo. Se lei mi fa la domanda vuol dire io che... Io faccio il nome ancora. Vuol dire che l'evento è successo, non lo escludo affatto, non me lo ricordo. Per quanto riguarda la vicenda dell'Espresso, sì, poc'anzi ricordata, che aveva pubblicato praticamente il contenuto dei verbali che neanche voi come ufficio conoscevate. Giustissimo. Dico, in ordine a questa vicenda, ma avete fatto delle indagini, dei collegamenti, vi siete chiesti perché, come mai, chi poteva avere avuto interesse? Guarda, questa vicenda si inserisce... Lei ricorda la data, l'ha detto poco fa. Estate, era estate sicuramente. Del? 89, sì. Sì, giusto. No, guarda, io personalmente non ho fatto nulla, anche perché questa vicenda si inseriva in un processo che gestiva Giovanni Falcone. Sì. Io, tra l'altro, in quella piena estate ero già coinvolto nelle vicende che ricordavo prima,
francamente. Ho avuto l'unico collegamento tra me e l'articolo del giornale e il colloquio richiesto da me senza nessuna difficoltà concesso al dottor Contrari. Mentre a livello investigativo, quindi, lei può escludere che anche altri colleghi suoi si siano occupati, perché veniva sostanzialmente riproposta una vicenda piuttosto... No, io non lo escludo affatto che si sia potuto fare in ufficio, che abbiamo potuto fare, non lo escludo affatto. Lei, che d'altra parte frequentava abitualmente gli uffici, sapeva benissimo che c'era una certa fungibilità tra i sostituti in relazione a questo tipo di indagine, cioè in genere si tendeva a fare in modo che ciascuno di noi si occupasse e seguisse un filone, ma questo non sempre si riusciva a farlo. Quindi era un gruppo di lavoro con una certa fungibilità di ruoli, un componente di quel gruppo, come si può dire tecnicamente, in quel momento c'ha i guai suoi, mi occupavo di quelli, se qualcuno l'ha occupato non lo so. Ho capito, quindi, ma non lo posso escludere, non lo posso escludere affatto. Ah, non lo puoi escludere? No, okay. Perché dovrei escludere? Le risulta se Tognoli è un collaboratore di giustizia? No, a me non risulta. A lei non risulta? No. Io dopo quell'interrogatorio dell'89 non ho mai più avuto nessuna occasione di occuparmi di Tognoli. Il 90 passa rapidamente, nel 91 io vado fuori dall'ufficio come consulente alla Commissione Antimafia e da allora non mi occupo più di indagini. Che io ricordi non ho nessuno mi ha mai detto Tognoli. In quella fase certamente non collaborava, questo lo posso dire, come peraltro risulta agli altri. Lei sentì dire l'avvocato Giannoni pronunciare, sentì pronunciare l'avvocato Giannoni il nome del dottor Contrada, quale la persona che aveva fatto, aveva rivelato al Tognoli? Sì, adesso devo dire, sì, Giannoni lo disse. Credo che... Dunque, dopo il colloquio riservato del pomeriggio. Io percepì qualche cosa. Adesso, chi ha detto Contrada proprio, no, per le ragioni che dicevo prima, non l'ho sentito, però sentivo un assenso. Io il contenuto del colloquio non l'ho sentito, questo, però che si è intervenuto anche l'avvocato. No, la domanda era diversa. Se lei sentì... Io non sento il colloquio. Scusi, l'avevo capito male. Prima davo per scontato che non l'avevo sentito il colloquio. Ah, va bene. No, era pensavo se si inseriva l'avvocato. L'avvocato ha parlato, ma insomma non so. Era una domanda specifica. Che è una domanda... Che cosa ha sentito? Non lo so. Lei poco fa ha detto... Nel colloquio. È intervenuto anche l'avvocato. Nel colloquio quale colloquio? Rientrando. C'è un attimo di pausa. Non era quanto prima. Falcone si avvicina a Tognoli, c'è l'avvocato vicino. Siamo in quale... Siamo all'inizio della commissione rogatoria. Preliminarmente... Del pomeriggio. Che preliminarmente è stata tenuta da questa richiesta di colloquio. Sì, sì. Quando Falcone rientra si sofferma un attimo, mentre io volutamente non mi soffermo. C'è anche l'avvocato. Siccome io il colloquio non l'ho ascoltato, l'avevo detto che il contenuto del colloquio non l'ho ascoltato, pensavo l'avvocato mio mi chiedesse se aveva partecipato a questo colloquio anche l'avvocato. Mi sembra che l'avvocato abbia detto delle cose, ma non avendo ascoltato, che cosa non posso dire, cosa ha detto? Cioè non è... Che cosa ha detto l'avvocato? Non l'ho sentito. L'ho detto e lo ripeto, questo secondo colloquio, mentre il primo fu casuale la mia rimasta, questo io volutamente non mi sono avvicinato, l'ho detto, lo ripeto. Quindi io non... Però ho visto l'avvocato che c'era pure, insomma, quindi non credo che non abbia detto qualche cosa. L'ha sentito questo. E ricorda che nel secondo interrogatorio, seconda rogatoria, il Tognoli... C'è maggio. Sì, certo. Si parlò di corti e miniati. Di tali corti e miniati. Non lo ricorda. Devo dire che sono due nomi che non mi dicono molto, tra l'altro. Ah. Sono due nomi che non mi dicono molto, quindi... Ho capito. Forse questa è la ragione per cui non lo ricordo. Chi sono corti e miniati? Vabbè, se lei non lo sa, basta. No, può essere che mi sono detto, non ricordo. Lei ricorda se sempre in tale occasione, a proposito dei collegamenti col funzionario di polizia, si parlò di Matassa Philip? Nulla di strano, perché quella indagine c'entrava Matassa. Ma se lei può dirmi chi è Philip Matassa? Nel dettaglio non lo ricordo, era un personaggio coinvolto nelle indagini sulla Pizza Connection, però non mi chiede il ruolo esatto. No, specificamente. Era coinvolto sicuramente. Erano molti gli imputati di quel processo. Eh sì.
Di una parte ho un ricordo più netto, perché è la parte dibattimentale che le ricorderà il maxi processo. E quindi Matassa era imputato. Mi pare che c'era, sì. E c'era Corti, Mignati. 475 persone. E quindi, avendo questa conoscenza e avendo fatto un collegamento di affinità o di parentela con Di Paola, mi pare, voi non avete ritenuto di fare un'indagine per vedere quali contatti, quali collegamenti, quali parentele effettivamente ci potessero essere? Io non ho fatto nessuna indagine. Tra Tognoli, Di Paola, Matassa? No. Può darsi che ci sia un'indagine, non me lo ricordo, avvocato. Io non l'ho fatta. Può darsi che la prima partita non me lo ricordo, insomma, lì andavamo avanti con un certo... Capisci? Quindi se lei mi chiede specificità di un'indagine del genere, non lo ricordo. Può darsi che qualcuno abbia fatto, non lo so. Vabbè. Cioè, lei la conosce, la moglie, insomma, di quel tipo di lavoro, cioè, non è che si fa ricordare il particolare. Certo. Qualche cosa me la ricordo. Che fossero indagati nel procedimento penale a carico di Aiello, Michelangelo ed altri? Non lo ricordo neppure. Ma io penso specificamente dalla protezione di Michelangelo Aiello, credo di non essere mai occupato. No, io dicevo, se costoro... Se non mi occupo di indagare Michelangelo, come faccio a sapere gli altri indagati? Può darsi che mi suona orecchio. Okay, sì, che evitiamo di rispondere, mi suona all'orecchio. Certezza, in termini di certezza il testo deve rispondere. Allora dice non ricordo. Ma mi sembra una cosa, non mi farebbe gridare alla sorpresa, ma insomma non me lo ricordo. Vabbè. Nessun'altra domanda. Sì. Prego, avvocato Sfanzi. La domanda è lei risponde non ricordo. Vabbè. Non mi suona all'orecchio. Non significa niente. Ragione. Allora io comincio con una contestazione. Nel verbale del 18 marzo 1993, è un verbale di assunzione di informazioni del dottore Ayalan alla dottoressa Boccassini e al dottor Cardella, magistrati in quel di Caltanissetta, il dottore Ayala ha detto testualmente questo. Mi si chiede se ricordo che Giovanni Falcone giustificò la sua... No, scusate, sono un passo più avanti, devo andare indietro. E allora ricomincio. Ricordo che alla fine dell'interrogatorio, dopo la chiusura del verbale, Giovanni Falcone si avvicinò al Tognoli, con il quale scambiò alcune frasi, che io non ebbi modo di udire, perché in quel momento stavo sistemando le carte processuali che avevamo con noi e quindi ero rimasto distante rispetto al punto in cui si trovava Tognoli. La contestazione non è questa, è però per la logica, per seguire un filologico. Faccio presente che l'aula in cui avvenne l'atto istruttore era grande, molto grande. La sera andammo a cena insieme alla collega Carla del Ponte in un ristorante di Lugano e a tavola la conversazione si incentrò esclusivamente sulla circostanza relativa all'identità del funzionario di polizia che aveva avvertito il Tognoli dell'emissione nei suoi confronti di un provvedimento restrittivo. Ricordo perfettamente che Falcone mostrò certezza nell'identificare il funzionario in questione nella persona del dottor Bruno Contrani, mostrandosi comprensibilmente assai allarmato della cosa. Lo stesso allarme avvertì anche. Per cui entrambi invitammo la collega Carla Dal Ponte a impegnarsi in un'opera di convincimento presso il Tognoli affinché si decidesse a verbalizzare tale importantissima risultanza, rimanendo d'accordo che avremmo al più presto inoltrato un'ulteriore specifica richiesta ai rogatori internazionali. Mi si chiede, questo è tutto, se ricordo che Giovanni Falcone giustificò la sua certezza precisando che era stato lo stesso Tognoli, sia pure informalmente, a fornirgli tale indicazione nel corso del breve colloquio avuto tra i due alla fine dell'interrogatorio svoltosi nella mattinata di quello stesso giorno, da parte della collega Dal Ponte. In questo momento non ricordo uno specifico riferimento di Giovanni Falcone al contenuto di tale colloquio, anche se ho ben presente che il riferimento al contrario fu fatto dal collega in termini di certezza. L'ufficio da lettura di un brano del verbale di deposizione al foglio 3, reso in data 25/1/93 dalla dottoressa Carla Dal Ponte, più specificatamente nel punto in cui la stessa afferma che Giovanni Falcone dichiarò nel corso della cena che Tognoli gli aveva riferito informalmente che era stato Bruno Contrada a avvertirlo all'imminente cattura. Il testo risponde: non mi sento assolutamente di poter escludere tale circostanza, anche se per quanto mi sforzo di ricordare non mi sovviene di averla attinta.
Il fatto che la collega Del Ponte lo ricordi mi induce a ritenere che evidentemente la mia memoria non contiene tutti i passaggi di quella conversazione. Oggi lei ha riferito cose diverse. Ha parlato in termini di apprendimento, di fatti e circostanze che aveva detto prima di non ricordare, per cui le sue sole, cioè le cose che soltanto le poteva esprimere erano una certezza manifestata dal compianto dottor Falcone e nessun'altra certezza relativa ai fatti, nessun ricordo preciso e soprattutto il fatto che il dottore Falcone, cioè lei non ricordava che il dottore Falcone avesse detto che Tognoli aveva riferito l'episodio. Quindi ci può spiegare tutto questa, questo? Alla contestazione posso... Il Ministero si oppone alla contestazione, atteso che oggi non mi sembra che il dottor Ayala abbia detto che... Signor Presidente, noi dovremmo o riattendere la risposta del dottor Ayala o il pubblico ministero lo preghiamo di non commentare. La richiesta di contestazione e aspettiamo la risposta del dottore. Quindi, prego. Quel verbale a cui le fa riferimento, al di là di quello che giustamente sta scritto nel verbale, il punto era in realtà se era stato Falcone a tirare fuori il discorso del contenuto, cioè il punto era chi aveva introdotto il discorso, questo era. Ora io non ricordavo perché, poi ricordando meglio, mi sono ricordato che io all'inizio non c'ero, all'inizio della conversazione tra Falcone e Del Ponte. Quindi non potevo, io questo momento non me lo ricordavo, non so se fu Falcone che uscì il discorso. Poi francamente in quel momento io avevo, come stavo ricostruendo il mio ricordo, che naturalmente col passare del tempo poi sono riuscito a ricostruire meglio, per cui io il ricordo che fosse stato Giovanni a dire Tognoli mi ha detto, come inizio della conversazione, che poi comunque confermo di aver avuto quel contenuto, io questo ricordo non l'avevo. Poi, riflettendoci bene, mi sono ricordato che io non mi sono seduto subito con loro, quindi quando io sono arrivato il discorso era ormai avviato ed era avviato nei temi che ho riferito. Mi scusi, io credo di non essere forse... No, in quel momento non avevo la certezza, però lo confermo, in quel momento io... Io vorrei sapere questa certezza quando... Perché, uno deve venire a fare una testimonianza anche di questa delicatezza. Sì, ma allora quale non tutta... era delicata, mi perdono. Sì, ma ci mancherebbe. Ma io allora, come oggi, ho detto quello che ricordo. La differenza è che allora c'era un passaggio che non ricordavo, poi ho scalato molto nella mia memoria. E per esempio mi è venuto fuori questo discorso, che è fondamentale per la mia ricostruzione, mi rendo conto che magari a lei può sfuggire. Cioè che io all'inizio della conversazione non ero presente, che quando mi sono arrivato e mi sono inserito, la conversazione era già andata avanti. E poi riflettendoci meglio mi sono ricordato che se ne parlò. Ma non in maniera espressa, cioè voglio dire, ancora oggi le dico che era scontato il riferimento alla risposta di Tognoli. È difficile spiegarlo, me ne rendo conto. Sì, ma mi dica, fu detto espressamente, cerchiamo di essere più chiari possibile. Era scontato, avvocato, le rispondo così, era scontato che Tognoli aveva detto, era scontato. Cioè non ci fu una noi dobbiamo tenere presente che il colloquio era a me ignoto, ma noto ai due che ne parlavano. Certo. Questo è il dato. Quindi quelle due persone che parlano di una cosa... No, lei mi deve rispondere a una domanda, sì, però sia cortese. La domanda è questa. Il dottore Falcone, visto che ora lei ricorda meglio rispetto a un anno fa, il dottore Falcone disse, Tognoli mi ha detto che, perché scontato non significa nulla. Lo dicevano tutti e due, insomma, voglio dire, forse espressamente, era scontato, per questo è difficile, ma io voglio rispondere nella maniera più coscienziosa possibile. E appunto, e ci mancherebbe altro. Cioè. E ci mancherebbe altro. Vale sempre, ma... in particolare quando ha funzione di testa, che ci sia stato un espresso riferimento, sai, Tognoli mi ha detto che i due non avevano motivo di dirlo perché tutti e due avevano partecipato alla conversazione. Ma questa è una sua deduzione. Sì, ma per questo dico, mi deve rispondere se il dottore Falcone ha detto, Tognoli mi ha detto che contava. Le parole esatte non le ricordo, ma il contenuto della conversazione nettamente si riferiva alla risposta positiva di Tognoli. Se poi Falcone espressamente ha detto, Tognoli mi ha detto, io questo non lo ricordo nel dettaglio, però non c'è dubbio, al di là del particolare che magari mi sfuggì e che poi ho ricordato meglio, che so io, in tutta coscienza la conversazione tra i due relativa a una conversazione che tutti e due avevano avuta era in termini di certezza, questo non c'è dubbio, era in termini. Mi scusi, lei poi, ricordo, le sovviene in quell'occasione che lei è stato sentito a Caltanissetta, le sono state fatte 3 domande su questo ricordo, non le insorse mai il ricordo preciso in quell'occasione. La prima sullo specifico riferimento che lei non ricordava. La seconda, le sono state lette le dichiarazioni dalla dottoressa Del Ponte,
La terza è una sua deduzione che dice: se lo ricorda la Dal Ponte, devo ritenere che, infatti, in un certo senso sì. Cioè, il problema è tre sollecitazioni, mi perdoni, dottore, malgrado tre sollecitazioni, lei non ricordava. Il problema qual è? Cosa avrei dovuto ricordare? No, perché credo che la verbale si capisca. Se fu Falcone a tirare fuori questo discorso, dicendo, cioè, parlavamo per esempio di cosa mangiare, poi a un certo punto Falcone dice: sai che Tognoli stamattina mi ha detto che sei stato contrario all'Albertini? Ecco, io questa frase non la ricordo, però mi sono ricordato che non l'ha, ammesso che ci sia stata, poi non era motivo di esserci perché anche la Dal Ponte aveva partecipato a quello, perché io all'inizio della conversazione non c'ero, siccome io non mi ricordavo di essere sopravvenuto dopo, devo dire, se mi consente, lo posso, coscienziosamente, siccome non me lo ricordavo, ho detto io non me lo ricordo se il discorso è venuto fuori. Quando mi legge la Dal Ponte, dice la Dal Ponte, allora è così. Ma è sempre quello il problema, che sta ponendo giustamente anche lei, e io rispondo anche a lei, che Falcone abbia detto, in termini così espliciti, Tognoli ha risposto affermativamente alla mia domanda su Contrada, quale, come, con lui, che non c'è stato, perché il tipo di conversazione, per le ragioni che ho detto, era diversa, però onestamente, con altrettanta lealtà, devo dire che era scontato per tutti e due. La difesa chiede che il verbale sia acquisito. Seconda domanda. Questa richiesta di acquisizione del verbale, e quindi considerare quanto accaduto contestazione, presupporrebbe che il dottor Ayala avesse detto oggi, in contrasto con quanto detto a Caltanissetta, che il dottor Falcone disse, che il dottor Falcone disse, Tognoli mi ha risposto che oggi non il dottor Ayala non ha detto Falcone, non l'ha detto. Che. Quindi il Comitato si oppone a considerare contestazione. Questo è un ricordo che io non riesco. Secondo, detto fuori, non riesco a lei sempre dire. Nel primo verbale del 25. Comunque su questo punto ci riserviamo all'esito dell'ascolto, sì. della sì, naturale, mi rendo conto. Della trascrizione. Ma infatti non ho insistito. 18 marzo 1993, sempre, nel corso di quel verbale, lei non ebbe a dire che la dottoressa Dal Ponte assistette al colloquio tra il dottore Falcone e l'imputato Tognoli. Sì, perché avevo un dubbio. Poi, sempre, mi sono ricordato meglio, e mi sono ricordato perché ero, nel mio ricordo era fermo al momento in cui Falcone lascia il tavolo e va a parlare con Tognoli. E io in quel momento vedo, perché praticamente Falcone era tra me e la Dal Ponte. Uscendo Giovanni, che va a parlare con Tognoli, io un attimo vedo la Dal Ponte, poi mi rimetto a guardare le carte, e mi mancava, ero nel dubbio. Poi mi sono ricordato invece la Dal Ponte ci è andata, ma dopo, poco dopo. Quindi io l'ho vista, invece il mio ricordo era in parte giusto ma non completo, perché muovendosi Giovanni, io ho visto. Quindi lei non lo disse perché, mi perdoni? Avevo il dubbio. Aveva il dubbio. Che fosse intervenuta pure lei o meno. Quindi, non me lo ricordavo bene, l'incertezza mi sono. Questo dubbio l'ha risolto oggi, ma. Mi sono sforzato, oggi l'ho detto, ma sì, 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 ci ho pensato molto a questa vicenda. Senta, lei ha parlato di due rogatori a Lugano. Siccome la difesa dice questo dubbio l'ha sciolto oggi, il testo è stato già assunto in esame poco dopo quella data, e quindi per l'esattezza non è esatto dire che il dubbio è stato sciolto oggi. Ma l'aveva sciolto già prima, ma poco dopo, poco tempo. Luglio dello stesso anno, e cioè dopo alcuni 18 marzo 93 e poi 12 luglio 93, quando poi fu chiamato. Quindi dal 18 marzo al. Fu chiamato dall'autorità giudiziaria di Palermo. Quindi era stato già sciolto, non è stato sciolto oggi. No, infatti io ho detto non oggi. Per l'esattezza. Evidentemente mi è sfuggito, chiedo scusa di questa defaianza. Cioè, poi lei, avvocato, qual è? Io capisco che lei possa avere. No, chiarito il problema. No, chiarito. Quando vengo sentito per la prima volta. Ha questo dubbio. Io devo ricordare, già la seconda volta abbiamo ragione, ho avuto modo di pensare. Invece noi avevamo capito che l'aveva sciolto oggi. Assolutamente. Questo è stata puntuale l'intervento del pubblico ministero. Perché dopo il primo interrogatorio mi sforzai di ricordare me. Senta, lei sa quando era stato, quando venne messo, se venne messo intanto ordine di cattura contro Tognoli o mandato di cattura contro Tognoli o tutte e due, in che periodo? Guardi, sicuramente, io ripeto come ho detto prima, non mi occupavo dell'indagine Pizza Connection direttamente in quella fase iniziale, sono occupato del collega Sciacchitano, ma lo posso facilmente collocare all'83. Ed è sicuro 84. Dell'83, perché 84. La cosa di Tognoli sembra che sia da collocare nell'aprile 84. 83-84. Quello è il periodo dell'avvio di questa indagine. Scusi, quando voi arrivate in Svizzera per la rogatoria, parliamo della prima rogatoria, siamo quindi a febbraio dell'84.
84, se non 9. 9. 89, chiedo scusa, non 84, si sommano i ricordi. Voi quando siete arrivati in Svizzera? O la mattina o la sera prima, non lo ricordo. Non lo ricordo. La sera quando stavamo a Lugano, insomma, in genere per esempio ci andavamo molte volte, prendevamo l'aereo per Milano. Sì. E poi c'è andata la macchina della polizia che ci portava a Lugano, che è molto vicino. Sì. Qualche altra volta ricordo siamo andati in aereo atterrando in un piccolo aeroporto che è Arbo, che è di vicino, lo sa. Ma insomma non lo ricordo. Sì. Quindi non lo può precisare. Senta, Tognoli che cosa disse sui fatti della Pizza Connection? Al ricordo? Cosa dichiarò? No, un ricordo molto vago. Era, ricordo nettamente l'atteggiamento non collaborativo di Tognoli. Questo lo ricordo. Cioè lui non ammise che aveva riciclato denaro per Greco? Non ricordo il taglio dell'interrogatorio. Non lo ricordo. Credo che ammise delle cose sui rapporti con Greco, disse qualche cosa, cioè non fu la negazione totale dalla qualunque, però nel dettaglio quel verbale che non ho mai più rivisto da allora non me lo ricordo. Poi non me ne sono più occupato, capisci? Quindi sì, non ho avuto neanche modo di leggere. Non se ne è occupato più. Lei sa perché che si era costituito Tognoli e perché? Cioè sapevo queste circostanze che Tognoli si era costituito? No, io sapevo che si era costituito. Io ho saputo che si era costituito. Perché? Poi, no, perché mi sfugge. Perché l'ha sfuso? Lei, a proposito del colloquio del dottore Falcone, dottoressa Del Ponte, se non vado errato, Tognoli, lei esclude che fosse presente l'avvocato Giannoni o no? A questo punto. Esclude o no che fosse presente l'avvocato Giannoni? No, francamente nel mio ricordo, lei parla del colloquio di fine mattinata. Sì. Per esempio, che vediamo poi... Sì. No, io l'avvocato, francamente, ad oggi, per quanto, come dicevo prima, mi sono sforzato molto di ricordare, non me lo ricordo. Non lo ricordo, ma può escluderlo, ecco, questa era la domanda. Io posso dire che non lo ricordo. Non escludo come faccio, l'avvocato c'era. Sì. Lei, mi scusi, sa l'esito del processo contro Tognoli in Svizzera, in Italia? Tognoli non si occupò dell'autorità giudiziaria di Roma, poi Tognoli, ricordo il presidente Saraceni, mi pare che lo giudicasse. No, ma non l'ho seguito più questa vicenda. Non ha saputo più. No, l'ho già chiarito perché non mi sono disinteressato, non mi sono preoccupato. Mi scusi, andiamo al pomeriggio della prima rogatoria, cioè alla rogatoria vera e propria, anzi per essere corretto. Dunque, nel pomeriggio che cosa è accaduto? Cioè, sì, nel pomeriggio della prima rogatoria. C'è stata questa richiesta di... L'hanno già detto. Comunque. No, nel pomeriggio io parlo della rogatoria vera e propria. Cioè, e io parlo della rogatoria vera e propria. No, ci siamo capiti. Che cosa ha raccontato Tognoli? No, che cosa ha raccontato Tognoli? E questo è stato chiesto dal pubblico ministero. Che cosa ha raccontato Tognoli? Sì. Cioè a verbale? Sì. Dobbiamo sapere Tognoli. Adesso sì. Sul interrogatorio in relazione alle imputazioni contestate. Dal punto di vista sulla imputazione, assunse un atteggiamento collaborativo o no? Io non ricordo che fosse particolarmente collaborativo e questo ricordo ce l'ho perché la ragione, come ho detto e come non ho nessuna difficoltà a ripetere, per cui Falcone ritenne che dovessimo recarci tempestivamente era perché chiaramente sperava che Tognoli, che si era costituito, quindi c'era un atto, diciamo, sì. E potesse collaborare anche perché non aderente a Cosa Nostra, non mafioso, diciamo, e quindi... E allora, in relazione a questa aspettativa, l'interrogatorio, il cui contenuto non ricordo affatto, certamente non fu pari all'aspettativa. Questo lo posso affermare in tutta tranquillità. Poi, se abbia messo qualche cosa e negato altro, questo non lo ricordo.